Unisciti proprio oggi alle avventure di Franky. È l'unico modo per poter diventare parte integrante della redazione del Franky News. Una redazione che ormai copre l'intero globo terrestre, con più di 150.000 sedi sparse in tutto il globo, partnerizzate con l'amici di Al Corporation. Ma cosa stai facendo però? Puoi unirti proprio in questo momento a spese zero con il tuo abbonamento Prime Gaming. Ottenere un abbonamento Prime Gaming è semplice, veloce e gratuito, solo se avete Amazon Prime. Altrimenti potete effettuare l'abbonamento Tier 1, Tier 2 e Tier 3 per massimi vantaggi e soprattutto diventare parte integrante della redazione del Franky News. Le bottiglie, che secondo me è ancora meglio. Proporremo l'idea, proporremo comunque, l'idea. Devo dire, è una bella conferenza. Sono stato molto contento. Certo. Però? Che cosa? Che è successo? Però, anche questo giro l'ho dovuta vedere da te. Proprio guarda, questo treno mi sta andando proprio male. Ma come? Male? Ma no. Però, niente, non posso. Vabbè. Però dopo vado agli studi di Ubisoft. Saluto. Quindi vabbè. Allora, comunque io adesso ti saluto perché vedi, là dietro ci sta il Gianni. Che adesso il Gianni. La sede della Ubisoft. Certo. Ma Gianni è veramente intoccabile, non gli può succedere assolutamente niente. Oddio! Il Gianni è morto. Ma che mi ci porta alla sede Ubisoft? Non lo so, ma qui bisogna chiamare la polizia. Perché io ti devo salutare. Un saluto a tutti quelli che ti stanno ancora guardando. Ma che cazzo di fare a quest'ora? Ci vediamo. Come faccio? Gianni! È morto Gianni! Unisciti proprio oggi alle avventure di Franky. È l'unico modo per poter diventare parte integrante della redazione del Franky News. Una redazione che ormai copre l'intero globo terrestre, con più di 150.000 sedi sparse in tutto il globo, partnerizzate con l'amici di Al Corporation. Ma cosa stai facendo però? Puoi unirti proprio in questo momento a spese zero con il tuo abbonamento Prime Gaming. Ottenere un abbonamento Prime Gaming è semplice, veloce e gratuito, solo se avete Amazon Prime. Altrimenti potete effettuare l'abbonamento Tier 1, Tier 2 e Tier 3 per massimi vantaggi e soprattutto diventare parte integrante della redazione del Franky News. Le bottiglie, che secondo me è ancora meglio. Proporremo l'idea, proporremo comunque, l'idea. Comunque, devo dire, è una bella conferenza. Sono stato molto contento. Certo. Però? Che cosa? Che è successo? Però, anche questo giro l'ho dovuta vedere da te. Proprio guarda, questo treno mi sta andando proprio male. Ma come? Male? Ma no. Niente, non posso. Vabbè. Però dopo vado agli studi di Ubisoft. Saluto. Quindi vabbè. Allora, che comunque cattiva. Io adesso ti saluto perché, vedi, là dietro ci sta il Gianni. Che adesso il Gianni. La sede
della Ubisoft. Certo. Ma Gianni è veramente intoccabile, non gli può succedere assolutamente niente. Oddio! Il Gianni? Gianni è morto. Bobby, che mi ci porta alla sede Ubisoft? Non lo so, ma qui bisogna chiamare la polizia. Perché io ti devo salutare. Un saluto a tutti quelli che ti stanno ancora guardando. Ma che non si a quest'ora. Ci vediamo. Come faccio? Gianni! È morto Gianni! Unisciti proprio oggi alle avventure di Franky. È l'unico modo per poter diventare parte integrante della redazione del Franky News. Una redazione che ormai copre l'intero globo terrestre, con più di 150.000 sedi sparse in tutto il globo, partnerizzate con l'Amici di Al Corporation. Ma cosa stai facendo però? Puoi unirti proprio in questo momento a spese zero con il tuo abbonamento Prime Gaming. Ottenere un abbonamento Prime Gaming è semplice, veloce e gratuito, solo se avete Amazon Prime. Altrimenti potete effettuare l'abbonamento Tier 1, Tier 2 e Tier 3 per massimi vantaggi e soprattutto diventare parte integrante della redazione del Franky News. Bottiglie, che secondo me è ancora meglio. Proporremo l'idea. Comunque devo dire, è una bella conferenza. Sì, sono stato molto contento. Certo. Però che cosa? Che è successo? Però anche questo giro l'ho dovuta vedere da te. Proprio guarda, questo treno sta andando proprio male. Ma come? Male? Ma no. Niente, non posso. Vabbè. Però dopo vado agli studi di Ubisoft. Saluto. Quindi vabbè. Vale, comunque io adesso ti saluto perché vedi, là dietro ci sta il Gianni. Che adesso il Gianni. La sede della Ubisoft. Certo. Ma Gianni è veramente intoccabile, non gli può succedere assolutamente niente. Oddio! Il Gianni? Gianni è morto. Bobby, che mi ci porta alla sede Ubisoft? Non lo so, ma qui bisogna chiamare la polizia. Perché io ti devo salutare. Un saluto a tutti quelli che ti stanno ancora guardando. Ma che cazzo mi fai a quest'ora? Ci vediamo. Come faccio? Gianni! È morto Gianni!
Unisciti proprio oggi alle avventure di Franky. È l'unico modo per poter diventare parte. E buonasera a tutti, eccoci qua, bentornati per un nuovo appuntamento delle avventure di Franky in streaming dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Come state? Spero state bene, fatemelo sapere subito in chat, subito pronti a scrivere, ad essere i primi arrivati qui per una puntata di oggi esplosiva, superlativa, interessante, intrigante a dir poco. Saluto Matteo, ciao Matteo, buonasera, come va? Spero tutto bene. Saluto anche il Barto che dice buonasera Franky. Saluto Salvo che ci dice buongiorno, perché sempre giusto, buongiorno. Salutiamo anche Boring, sempre lì pronto a moderare lì nell'ombra. Salutiamo anche Leone che c'era prima in chat, che scriveva. Io lo saluto, il buon Leone, spero che ci sia ancora. Come va? Come va? Spero tutto bene. Fatemelo sapere un po' nella chat, nelle vostre insomma tastiere, nelle vostre digitazioni. Oggi ragazzi, giornata incredibile, ormai sempre così, ma anche oggi una giornata veramente esplosiva, soprattutto per quanto riguarda le news. Soprattutto per quanto riguarda le news di ultima generazione, di grandi tecnologie che vedremo oggi. Tra l'altro c'è una news adesso arrivata qua, micidiale. Comunicati stampa, casini, caos mediatici, tutto nella puntata di oggi delle avventure di Franky. Avremo anche, se arriverà, perché mi ha detto sì ci sono... Come sapete ha sempre i suoi tempi, ma arriverà forse anche il buon Lambo, compositore del soundtrack originale delle avventure di Franky, che entro fine anno, promesso, le troverete anche su Spotify. Questa è una promessa, entro fine anno avrete la colonna sonora anche su Spotify. Franky, una domanda, ma mi hanno detto che oggi mi deve arrivare una chiesa da parte tua, ma è vero? No, Boring, guarda, quando ti arrivano notizie del genere, cioè okay, da parte mia... A meno che non sono io a scriverti, è sempre falso, mi raccomando. Mi raccomando. Matteo dice, tu hai visto quella roba di Power? Certo, Matteo, l'abbiamo vista e ne abbiamo parlato proprio nella puntata di ieri. Ne abbiamo parlato proprio nella puntata di ieri, se non mi ricordo male. Adesso non vorrei avere una defiance. Però sì, ne abbiamo parlato anche per parecchio. Insomma, io ti invito a rivederti eventualmente la live di ieri. Ne abbiamo parlato molto, so adesso tramite insomma diversi aggiornamenti che Power avrà occasione e modo di parlare con chi di dovere di Activision. Da una parte continuo a pensare che comunque potrebbe non intaccare tanto la situazione, cioè comunque sì, sarà un feedback. Comunque no, nella live del 10, quindi di due giorni fa, chiedo venia, quindi non quella di ieri ma quella dell'altro ieri, però... Sono fiducioso, nel senso comunque è pur sempre importante che un rappresentante italiano riesca a parlare in maniera diretta con gli sviluppatori del gioco. Oggi il tuo mod preferito Boring si è vaccinato, ha fatto la prima dose minore di 3. Ah Boring, complimenti che tu hai fatto la prima dose, molto bene. Comunque devo dire, cioè, in tutte le regioni fanno queste cose tipo Open Day. Qua nel Lazio mi sa che non l'hanno fatto. Comunque bene, bravo Boning. Che vaccino ti sei fatto? Lo Sputnik? Comunque salutiamo anche Arce. Ciao Arce, dice vedo come hanno risolto i problemi dei cheater. GG. Vedremo un attimino. Power deve ancora parlarci, ma ripeto, non è che se arriva Power e gli dice oh guarda che ci sono i cheater, e Activision fa, oh, davvero, adesso li togliamo? Non penso che vada così, però dai, vediamo, perché quantomeno lato, cioè, vabbè, non lo so, qualcosa succederà. Il Pfizer, molto bene Boring, molto bene. E il Barto, Franco, ho pensato subito a te quando ho sentito della news, mamma mia, adesso ci arriviamo, ma... Non è necessariamente una cattiva notizia, però ci arriviamo comunque su quel fronte. Ma adesso introduciamo assieme a noi l'ospite di stasera, ovvero Lambo. Ovvero a tutti, ovvero. Eccolo, buonasera, eccolo qua. Finalmente sono tornato a casa. Salve a tutti. Come bene, state? Bene.
Beh, adesso dipende, adesso che ci sei anche tu in live, dipende se andrà bene oppure no. Ciao, ovvero come stai? Questa è una... Sì. Una brutta battuta, eh? Una brutta battuta, va bene. E c'è Boring che dice: mi mancava Lambo, però. Dice, mi mancava Lambo. Attenzione, incredibile. Anche tu mi mancavi. Va bene. Lo terremo in. Cos'è? Lo terremo in considerazione. Arci dice a me no. Perfetto. Senti, mi mandi il loop e le mie tracce, così almeno ricevo soldi, per favore. Lo sai che non ho ancora sentito quella nuova? Quindi la sentiremo adesso in live, perché lo sapete ragazzi, Matteo si è messo, dopo che gliel'ho detto io ovviamente, a fare un po' di brani su Spotify, lo trovate come Matt Lamberto, che ha, non solo è artista verificato, ma ha anche ben due brani, perché Sunset is a Friend, grande brano di grande successo che abbiamo visto un po' in giro ovunque, in radio, su internet e anche a Sanremo, ma è uscito il nuovo brano che ci sentiremo adesso di sottofondo, sempre per la serie musiche lo-fi da sentire un po' sulle streaming, free copyright, abbiamo Old Mellotron, dirige l'orchestra Matteo Lambertucci. Sentiamola. Ci sta! No, la mutiamo direttamente. Ma pensa se mi arriva il copyright da parte tua. No, mica no. La devi mutare. La lascio allora, in sottofondo. L'abbiamo messa di sottofondo. Comunque non è jazz, ma è lo-fi. State attenti che martedì uscirà nuovo? La prossima traccia, attenzione. Sì, guarda, sono tutti in visinibilio, cioè ci sono tutti in visinibilio proprio. Comunque, oggi giornata ricchissima perché sono arrivate un sacco di notizie. Ce n'è una grossissima che la leggete nel titolo e che secondo me con Matteo, tra l'altro, che grande fruitore dei titoli Ubisoft, ne parleremo un pochettino, perché comunque è una notizia importante che può essere vista sia come un bene che come un male, ma forse un po' più come un male. Ma soprattutto oggi, ovviamente, come sempre, GameSource purtroppo non è stata scelta per partecipare a questa cosa, però diverse testate internazionali e nazionali hanno partecipato ad un evento, tra l'altro, di due giorni digitale, di una super mega ultra iper fantasmagorica anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart, che vi ricordo esce l'11 giugno, un'anteprima che però è stata hands off, cioè che cosa vuol dire? Che non è stata giocata dalle singole persone, semplicemente ti fanno vedere un gameplay in anteprima con anche i commenti degli sviluppatori. Comunque abbiamo, grazie all'internet, la possibilità comunque di vedere dei gameplay di sottofondo. Ragazzi, è una roba fotonica, cioè proprio io non so come altro definirlo. È un tripudio di bellezza tecnica, grafica, visiva, gameplay veramente pazzesco. Allora, innanzitutto sono tutte cose nuove, inedite che vediamo. Alcune cose si erano un po' viste dai trailer, però qui le vediamo ancora meglio. Si vedranno sezioni di inizio gioco e sezioni di circa metà gioco. Ad esempio, questa è una sezione di inizio gioco. E ragazzi, la qualità delle animazioni, dei dettagli, della quantità anche di oggetti a schermo presenti è fuori di testa. Hashtag fuori di testa. No, comunque Ratchet & Clank, che io non lo so, veramente graficamente è eccezionale. Tra l'altro molti lo definiscono addirittura meglio del film di animazione che è uscito nel 2016. Cioè a livello visivo la qualità è veramente superiore anche a un film di animazione. È veramente bello da vedere, bello da sicuramente poi da giocare. Insomma, non stiamo qui
a ribadire troppo le bambole. Esatto, a pettinare le bambole. Cioè questa sezione qua, che è quella iniziale del gioco. Ciao DL0, buonasera, come va? Spero tutto bene. Cioè guardate lo stacco fluido e poi qua la quantità di cose che succede. Un continuo navigare in mezzo alla città con tutte queste cose assieme, elettricità, cavi. Vabbè, è un tripudio di bellezza incredibile. Quindi molto bene per quanto riguarda questo titolo, che ormai secondo me sarà, io non lo so, ma penso che sui voti saremo, cioè io penso che si partirà da un 9 in su. Cioè io non penso che questo gioco prenda un voto minore a 9 o comunque a 90 in base al punteggio su Metacritic, perché ovviamente per quanto possa essere bello dobbiamo comunque dire che ci possono essere delle criticità, cioè la durata, l'eventuale ripetitività del gameplay. Bisogna valutare un po' di cose. Certo è che parte comunque come un prodotto molto solido e soprattutto il primo grandissimo gioco esclusiva PlayStation 5. Perché è vero che io comunque personalmente il Returnal l'ho adorato, tuttora lo adoro, bellissimo, un gioco stupendo che vi consiglio di giocare se avete PlayStation 5. Però allo stesso tempo non è fatto proprio da PlayStation Studios, come dire, top tier, mettiamola così. Quindi Insomniac, che loro ovviamente sono il team di sviluppo interno di PlayStation Studios, sarà effettivamente la prima grande punta di diamante. E quindi, boh, vabbè, qua si continuano a vedere cose assurde. E vabbè, Demon's Souls, sì, però Demon's Souls, caro Lillo, che comunque ti saluto, buonasera, è un gioco comunque remake. Cioè stiamo comunque parlando di un titolo che è un rifacimento. Per quanto bello dal punto di vista tecnico, è pur sempre un remake. Io a questo, cioè, non metto neanche nella lista Miles Morales, che per quanto possa essere next gen, comunque è disponibile anche su PlayStation 4. Come Assassin's Creed. Certi brand andrebbero conclusi e lasciati con un bel ricordo invece che forzare ancora di guadagnarci sopra e sperare che fili tutto sempre tutto liscio. Come Assassin's Creed. Vabbè, Assassin's Creed, tra l'altro qui abbiamo Matteo, che è massimo esperto della saga. Beh, e voglio dire, io personalmente Assassin's Creed, anche io l'avrei lasciato un po' morire. Cioè, no, morire, però se non sei capace di rivoluzionare una saga, lasciala, concludila e fine. Perché è un po' un morto che cammina, effettivamente. Ma Ratchet & Clank invece è quella saga che, nonostante abbia sempre avuto più o meno la stessa tipologia di gioco, cioè è sempre quello. Se tu prendi un capitolo di Ratchet & Clank di PlayStation 2 o di PlayStation 3, è sempre così, eh? Cioè, ti muovi, spari, ci sono le armi che cambiano di livello, armi stranissime, bizzarre, tante ambientazioni, esplorazioni su pianeti. Questo, però, perché è sopravvissuta questa IP? Perché ogni capitolo riusciva comunque a metterci un pezzettino in più di miglioria tecnica, di particolarità che funziona. È proprio uno di quei giochi che funzionano comunque col tempo. E quindi non gli si può dire niente. Cosa che tante altre IP non sono riuscite a fare. Alcune IP per vivere hanno dovuto cambiare. Tipo Assassin's Creed. Una fra tutte. Che Matteo sicuramente, insomma, io sono avvelenato da ciò. Tra l'altro, Matteo, non so se l'hai visto, ma penso di no, però ieri noi l'abbiamo visto in live, il trailer della nuova espansione di Assassin's Creed Valhalla, che è ambientata in Irlanda. Cosa? Sì, si spostano, insomma. E io dal trailer, poi da quello che ho capito, è sostanzialmente come il gioco normale, però ambientato lì. Cioè praticamente devi sempre tener conto di alleanze, guerre, spostarti in giro per i posti, quindi non è tutta sta gran rivoluzione, però insomma l'hanno fatto. Mi sembra che cos'era, la guerra dei druidi o l'ira dei druidi, una roba del genere. Quindi adesso devo riprendere la PlayStation 4, fammi capire. No, non lo so, quello devi deciderlo te. Okay. E in pratica una nuova area, sì, esattamente. Questo sarà il primo gioco vero next gen, sì, esattamente. Infatti secondo me dovrebbero fare come Uncharted, finisce la saga con il 4 con un finale epico e fare man mano altri spin-off. Sì, Uncharted secondo me si presta benissimo per fare gli spin-off. A me è piaciuto moltissimo L'eredità perduta. È un capitolo che funziona benissimo, ha un suo inizio, una sua fine, con i personaggi iconici della saga, poi iconici del 2, più delle reference ovviamente a quello del 4, e funzionava molto bene. Si parla tanto, tra l'altro, che ci sia un altro capitolo di Uncharted in sviluppo, non so se esattamente un 5, quindi un quinto capitolo effettivo, oppure sempre un altro spin-off.
Vabbè, non differisce molto dal precedente capitolo. Quale? Ah, tu dici di Assassin's Creed. Sì, ma Assassin's Creed gli ultimi sono sono tutti uguali gli ultimi, eh. Vista la news uscita oggi di Ubisoft, a quanto pare sia Valhalla che è morta, gli stanno facendo fare un sacco di bei soldi. Sì, 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 no, ma guarda, Valhalla ha venduto tantissimo, eh. A livello commerciale, il Barto, Valhalla ha venduto tantissimo. È un titolo che funziona incredibilmente bene, però a livello commerciale, a livello qualitativo, in tanti lo hanno anche magari lasciato il gioco, eh. Invece un titolo che vorrei provare e sono molto convinto che sia stato forse anche la sorpresa che invece poi ha è riuscita ad abbracciare più utenza è proprio Immortals, perché Immortals con il suo richiamare The Legend of Zelda, facendolo però in maniera un po' più scanzonata e comunque un titolo diverso da tutto quello che si è visto finora di Ubisoft, secondo me è stata proprio quella cosa carina e simpatica che ha acquistato nuova utenza. Non so, Matteo, se tu l'avevi visto Immortals. No, non l'hai visto per niente. Vabbè no. Pazienza. Invece, per quanto riguarda l'ultimo trittico, Odyssey, Origins e Valhalla, quali fra quei tre hai preferito di più? Penso Valhalla. Più di Odyssey e di Origins? Ma io credo che con Assassin's Creed Valhalla si voglia un po' riprendere le vecchie tele che si sono tramate negli anni di questa serie, anche se ovviamente non era quello l'obiettivo. Io critico spesso Ubisoft, critico spesso la saga di Assassin's Creed di non avere avuto coraggio di mantenere dei paletti troppo importanti per non tenere. Per esempio, il credo dell'assassino doveva essere molto più esplicito rispetto a come Ubisoft l'abbia proposto negli ultimi tre titoli della saga di Assassin's Creed. E questo, secondo me, è stato la causa della perdita di grandi, grandi estimatori della saga. Purtroppo è così. Io non credo che ritorneremo più a vedere un nuovo Ezio Auditore, non credo proprio che accadrà, almeno che Ubisoft non dica ok, riprendiamoci un po' i vecchi fan che adoravano quel tipo di spot, certo, videoludici, quel tipo di abbigliamenti anche che riconducevano proprio al credo degli assassini. Non credo che ritornerà. Non credo che ritornerà, perché ormai Assassin's Creed ha preso una piega che non è quella che abbiamo visto negli Assassin's Creed precedenti, come il 2, come il 3, Brotherhood. Io spero che ritornerà questa cosa, ovviamente, perché certo devono uscire con un mega Assassin's Creed, cioè proprio una bomba deve essere. Allora, adesso non so sinceramente i piani per il prossimo capitolo, perché comunque si era sempre parlato di trilogia per quella che abbiamo visto finora, quindi non so questo eventuale quarto capitolo che arriva dopo Valhalla dove si va a piazzare e come sarà, perché a questo punto ci si aspetta un altro cambiamento strutturale, però staremo a vedere. C'è il Barto che dice: io dico Origins, davvero splendido, parlo anche da grande appassionato dell'antico Egitto. A te Origins, Matteo, ti è piaciuto? Ti è piaciuto, insomma, più di magari, secondo me, ecco, forse più di Odyssey che di Valhalla? Ma io non l'ho giocato Origins, okay. però cioè, non mi sembra così tanto accio. Odyssey, per quanto lo abbia giocato, e l'ho giocato anche tanto, ho giocato più di 50... Cioè, no, più di 50, quasi 80 ore di Odyssey mi sono fatto. No, era bello. Comunque sia, era una buona evoluzione. Peccato che non era un Assassin's Creed. È questo il problema, che Ubisoft si può sbattere quanto vuole per rendere un gioco molto pieno. Il problema è che però Ubisoft si è dimenticata dei capisaldi importanti di Assassin's Creed, dei paletti da mantenere. È certo. Come se, metti caso, un tifoso della Roma si ritrova con la dirigenza che vuole fare un nuovo logo per la propria squadra, e invece del lupo si ritrova
un piatto di pasta, secondo me. Cioè, è la stessa cosa. Certo. Cioè, stiamo parlando della stessa cosa. E purtroppo è così. Ubisoft ha peccato in ciò. Speriamo che si possa ritornare ai vecchi ai vecchi tempi nefasti, quando allora, io nel frattempo protagonisti erano fortissimi, veramente. Saluto il presidente Putin, che lo salutiamo. Salute, ah. Putin, ci guarda lui sempre dalla Russia, eccolo lì, e che dice: Origins è una mappa zombie. Certo, ovviamente, ma noi stiamo parlando di Assassin's Creed Origins, non di quella Origins. E prendo il commento di El Zero, che è un po' sicuramente critico, ma anche essenziale, perché far vedere comunque un punto di visione condiviso da un sacco di gente, cioè: ma tutti e tre non sono Assassin's Creed. Infatti, io mi ricordo che diverse persone avevano addirittura detto nei commenti su Reddit, su Twitter, spesso leggevo, dicevano: se questi capitoli, cioè ad esempio Odyssey, Origins e anche Valhalla, gli togli Assassin's Creed, cioè l'avessero pubblicato tipo Odyssey, l'avessero chiamato solo Odyssey, tipo Ubisoft Presents Odyssey, il gioco di un tizio dell'antica Grecia che deve fare tutta la sua epopea, piripiparapà, sarebbe stato visto meglio? Ovviamente, ovviamente. Ma c'è un video riguardo, cioè addirittura fare proprio una saga, no? Una sorta di nuova IP, cioè tipo prendere fatti storici e raccontarteli, con tutte storie che iniziano e chiudono, no? Cioè inizia, per esempio, su Origins, quella dell'Egitto, e fai tutta una narrazione legata. Idem per la Grecia, idem per Valhalla. Insomma, potevano farlo, secondo me, anziché tenersi il brand Assassin's Creed. Molti, infatti, dicevano: se lo sono tenuti il nome proprio perché così, ovviamente, inevitabilmente, attiri tutta quell'utenza che poi Assassin's Creed comunque l'hai sentito almeno una volta in tutta la tua vita. È una saga così tanto ormai, che si porta tanti anni sulle spalle, che almeno una volta voi avrete sentito dire la parola Assassin's Creed. Questo. Quindi... è stato veramente una brutta manovra, secondo me, da Ubisoft, non mantenere quei famosi paletti di cui vi parlo. Sì, sì. È stata veramente la morte del gioco, sì, assolutamente. Sì, sì. E poi... purtroppo. E poi... vabbè, adesso ti lascio parlare. C'è quel problema che ha avuto Ubisoft nel 2018, 2019 e poi parte del 2020, cioè che da quando è uscito The Division, quando è uscito The Division, il primo, poi anche il 2, quel gioco in quell'ecosistema funziona benissimo. Cioè, è un bel gioco. Il problema è che loro poi hanno detto: oddio, questa meccanica funziona, mettiamola su tutti gli altri giochi. E quindi Ghost Recon è diventato così con Breakpoint, e Assassin's Creed praticamente stessa cosa con i livelli, eccetera eccetera. E si vedeva che stavano facendo tutti i giochi uguali. Addirittura Far Cry New Dawn, che io non ho giocato ma ho visto soltanto dei gameplay e mi sono bastati quelli. Anche lì, meccanica dei livelli: se tu spari ad un nemico in testa, non lo uccidi, gli togli un po' di HP. Ed è fuori di testa, da un Far Cry che io mi ricordo benissimo, il 3, il 4 e anche il 5, che ti offrivano una libertà di gioco assoluta. Cioè nel 3, soprattutto poi nel 3, tu potevi affrontare un avamposto in qualsiasi metodo. Eri tu libero di scegliere se farlo stealth, se farlo sparando a destra e a sinistra. Quindi, nel frattempo, comunque... però arriva il Barto con l'abbonamento Twitch Prime per 10 mesi. Grazie mille, il Barto. Quando mesi... non parlo di politica e quando non gioco a Age o DBD, mi ricordo di fare pure la sub. Scherzi a parte, sempre il top Frankie. Grazie mille il Barto per avermi scelto anche questo mese con il tuo abbonamento Twitch Prime. Sono 10 mesi raggiunti, manca poco per l'anniversario, L'anniversario è importante. Grazie mille il Barto per questo supporto continuativo che mi fa sempre piacere. E, detto ciò, dicevi, no, Matteo, stavi dicendo per chiudere, sì. Cioè, io credo che ogni gioco, ogni saga che poi proponga molteplici giochi, no? Molteplici capitoli, abbia bisogno di essere svecchiata, abbia bisogno di nuove meccaniche di gioco. Io non critico quello che hanno fatto dei livelli, a me stava anche bene, non mi dava fastidio, io da estimatore di Assassin's Creed, cioè
non mi dava fastidio. E mi è piaciuto anche il nuovo stile di combattimento, perché quando ti proponi con un nuovo capitolo che deve un po' virare, deve evolversi, anche i sistemi di combattimento io non li ho criticati per niente. Il problema in sé per sé, e come hai detto te e come anche ha detto credo di Elzero, e non stiamo parlando di un Assassin's Creed, stiamo parlando di un gioco che tratta le tematiche di Assassin's Creed in modo implicito, troppo, veramente troppo. Sì. E basta. Aspetta, sì, 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 sì. Beh, tranquillo, tranquillo. Comunque, allora fra poco ritorneremo a parlare di Ubisoft, ragazzi, perché c'è la notizia che vedete nel titolo, ne parleremo fra poco, e anche lì vi voglio, insomma, belli attivi in chat come state facendo in questo momento, perché è una notizia abbastanza grossa e abbastanza particolare. Ciao Siberio, buonasera, come va? Spero tutto bene. Bentornato qua nell'avventura di Frankie, come sempre live da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati perché fra poco avremo di cui parlare. Ma viriamo leggermente, ma soltanto per un momento, sulle altre notizie di oggi, perché comunque, a parte Ratchet & Clank, che è stato incredibilmente bello e positivo, cos'è successo? Abbiamo una serie di notizie per quanto riguarda un capitolo, anzi diversi giochi. Innanzitutto Battlefield 6, ecco, allora, Battlefield 6, ragazzi, che fino adesso abbiamo sempre appurato che sarebbe stato solo ed esclusivamente next gen, è uscita la notizia che Battlefield arriverà anche su old gen, cioè quindi anche su PlayStation 4 ed Xbox One. Allora, ovviamente questa notizia ha innescato una serie di polemiche. Perché? Perché sostanzialmente quella persona che io non mi pento di definire un po' paraculo, perché secondo me lo è, e cioè Jeff Keighley, che lo sapete, no? Il conduttore, l'host di diversi eventi, tra cui anche i Video Game Awards. Ecco, lui si è permesso proprio, perché guardate, adesso io lo voglio ritrovare quel suo post, perché fa ridere secondo me. Comunque lui ha detto in un post su Twitter che Battlefield 6 sarebbe stato un gioco next gen, che sarebbe stato appunto esclusivamente next gen, con grafica spettacolare e livello tecnico che si può fare solo sulle nuove generazioni. Ecco, perché? Perché devi dire una frase del genere? Perché te ne devi uscire con un'affermazione del genere? Ma vediamo però che la notizia in realtà ha creato appunto un po' di polemica. No, sono serissimo, adesso se lo ritrovo ve lo faccio leggere. Comunque, Andy McNamara, che è di Electronic Arts, adesso non so che ruolo nello specifico lui abbia su Electronic Arts, però penso che lavori insomma al titolo, se ne è uscito dicendo: vedo preoccupazione circa le notizie sulla natura cross-gen del nuovo capitolo di Battlefield e vorrei chiedervi gentilmente di aspettare ulteriori dettagli, ha scritto McNamara. Solo perché una cosa è vera, non è detto che un'altra non possa esserlo. Allora, McNamara si occupa delle comunicazioni di Electronic Arts per quanto concerne gli sparatutto e i titoli appartenenti al franchise di Star Wars. Allora, io penso che molto probabilmente la situazione sarà così. Allora, il gioco con questa affermazione non esclude, cioè non sta dicendo che è finta l'affermazione che il gioco arriverà anche su PS4 e su PS4 e Xbox One. Però mi viene subito in mente quello che è successo con un altro capitolo di Battlefield uscito anch'esso a cross gen, e cioè Battlefield 4. Battlefield 4, io ho ancora un ricordo indelebile, proprio non me lo toglierà nessuno dalla testa, che la versione PlayStation 3 di Battlefield 4, giocai soprattutto anche alla beta, era orrida. Cioè, io mi ricordo ancora questa immagine del palazzo gigante, quello che si distrugge, che era un accumulo di poligoni. Le texture erano tutte molto molto più blande, molto più, insomma, è come se tu vai sulla versione PC e metti tutto a molto basso e giochi.
La mia supposizione e teoria più plausibile è che la versione old gen di Battlefield 6 sarà una versione diversa da quella next gen. Cioè non stiamo parlando, come è accaduto con COD, con Black Ops Cold War, lo prendo come riferimento perché è sempre uno sparatutto, cioè la versione per PlayStation 4 e Xbox One gira con una grafica un po' inferiore, con dettagli minori e senza il ray tracing. La versione invece next gen è comunque quello il gioco, cioè non è che cambia di meccaniche, però ha come plus il ray tracing, il frame rate più stabile, 120 su PS5, Xbox Series X e fine. Quello invece che mi aspetto su questa differenza tra la versione old gen e current gen è che invece ci siano proprio delle differenze tecniche, cioè su Battlefield 6 per PS5 e PC il gioco funziona in una maniera, con zero caricamenti, distruttibilità degli scenari e tutto il resto, mentre sulla versione old gen sarà una versione tagliata, con compromessi, anche forse brutta, però ci sarà. Questo lo dovranno specificare fin da subito, ovviamente, non è che devono dire ah il gioco, compralo anche lì, perché poi esattamente va a finire come per Cyberpunk. E io sono proprio stupito da questa scelta, perché nel momento in cui tu fai un gioco del genere che punti ad un livello di qualità molto alta, per come si erano sentite finora le notizie, avere poi un dislivello così... Ciao user. Avere poi un dislivello così grande tra la versione next gen e la versione old gen crea poi, come sempre, degli scontenti simil Cyberpunk. Certo, la versione di per Cyberpunk era un caso ancora più grosso, perché lì proprio il gioco neanche partiva e aveva grossi problemi. Lato ottimizzazione, secondo me, l'abbiamo visto poi anche ieri, Battlefield 5 su PlayStation 4 girava benissimo, quindi anche se fosse la grafica rimanesse su quel livello, non è sicuramente un male per chi continuerà a giocarci su PlayStation 4 e Xbox One. Però bisogna capire che tipo di compromesso hanno fatto e che cos'è che avrà la versione next gen a discapito di quella invece old gen. Perché qui ci si gioca un po' tutto. Cioè, se tu mi sponsorizzi il gioco come The Next Gen FPS e poi... Cioè, no. Deve esserci uno stacco, sì. Deve esserci però rispetto per chi comunque utilizzerà la versione old gen, sì. Bisogna riuscire però a far collimare queste due cose. Quindi ho molta paura, perché è sempre un po' difficile, sempre un po' difficile. Su che cos'è questa critica? Stiamo parlando di Battlefield 6, perché è arrivata la notizia che il gioco sarà cross-gen, e quindi bisogna capire come andranno a lavorare, insomma, su queste due versioni. Io ho appunto detto la mia teoria, probabilmente sarà qualcosa simile Battlefield 4, quindi una versione un po' più scarna su PS3 e una versione invece completamente diversa su PlayStation 4. Vediamo un attimino i commenti. Arch dice, quindi hanno detto, ragazzi calmi, esce anche sul gen, ma schifoso, esatto, su next gen invece sarà comunque una mina. Sì, probabilmente sarà un po' questo. E vediamo sempre Arch, che da un altro commento dice, allora, c'è riuscita la 2K con NBA 2K21, che su PlayStation 4 faceva schifo, la versione PS5 è un altro gioco molto più bello. Quindi non vedo come Electronic Arts non possa riuscirci con Battlefield 6. Questo è assolutamente vero. In più arrivano altre notizie sempre riguardanti a Battlefield, perché pare che ci saranno molti più elementi live service dei capitoli precedenti. Cioè, cosa vuol dire tutto ciò? Che sarà un'esperienza AAA premium, e quindi ci saranno contenuti post lancio per diverso tempo proprio per supportare il gioco, similmente a quanto hanno fatto con Battlefield 5, che arrivano le espansioni gratis. È una bella notizia, perché questo ovviamente si è capito che ormai è un gioco multigiocatore, lo devi far durare per più tempo, vero COD? E quindi molto bene, molto bene.
E comunque, sempre riguardo a degli insider, hanno detto, ha parlato anche del trailer tale Wilson. Chi è questo? Andrew Wilson, cioè il CEO di Electronic Arts, e ha detto: mi piacerebbe dirvi cosa ho detto quando ho visto il trailer la scorsa settimana, ma non posso perché sarei censurato. Credo che la gente andrà fuori di testa e posso dirvi che su PlayStation 5 e Xbox Series X ed S è ancora più spettacolare. Allora, no, adesso ti leggo lì, non ti preoccupare, sto andando messaggi per messaggi. Vediamo un attimino se appare. Eccola qui, è una truffa, dice Lillo Pullo, se pensi bene. Invitano di comprare il gioco in old gen e poi mi dai uno schifo a livello di Cyberpunk, mettetelo solo su next gen. Allora, questo è assolutamente vero, però attenzione, non sappiamo ancora com'è. Io ora sto dando le mie supposizioni per quello che è successo nel passato, però è anche vero che Battlefield 5 graficamente è molto bello. Ieri in live abbiamo visto la versione praticamente PlayStation 4 che girava retrocompatibilità su PlayStation 5, però a livello tecnico era veramente bella. Quindi magari mi fai il gioco così, con quella grafica, con quel livello di dettaglio, però con delle limitazioni tecniche. Un po' come è successo anche con Spider-Man Miles Morales, che su PlayStation 5 non aveva i caricamenti quando si entrava negli interni. Se vi ricordavate, no, tu entravi blu, subito, invece su PlayStation 4, blu, blu, schermata di caricamento. Mi immagino uno scenario del genere, che non è brutto, cioè alla fine il gioco era comunque bello, però avevi una comodità in più. Mi auguro che questa comodità però sia ancora più espansa per quanto riguarda la versione next gen di Battlefield. Mi aspetto tanta roba da Battlefield 6, dice Arch, visto che COD, vabbè, lasciamo stare, infatti Call of Duty tra l'altro si sta prendendo proprio un'immagine veramente anche brutta in questo periodo, sappiamo insomma anche per il caso di Power, ma non solo per quello, cioè anche prima di Power il gioco comunque tempestato di hacker eccetera eccetera. Quindi comunque speriamo bene per Battlefield. Ancora io continuo a dire che questa settimana vedremo un trailer, quindi speriamo bene. Lo scopriremo presto. Siamo comunque a mercoledì, mancano due giorni, in genere i trailer escono di giovedì, quindi domani butteremo magari un occhio perché potrebbe arrivare il trailer di Battlefield di Battlefield 6. Tra l'altro, Matteo, ho sentito che sei tornato. Sì. E io ci sono sempre stato. Dimmi. Allora, sappiamo con certezza che giugno sarà il mese in cui Battlefield 6 sarà rivelato, perché l'hanno confermato, giugno ci sarà un evento, non ancora la data precisa, però ci sarà. Mentre per la tua gioia, Matteo, il 24 luglio non prendere impegni perché c'è una nuova edizione del EA Play Live, ragazzi. L'evento più bello, dove prepareremo cuscini, coperte e plaid dell'IKEA, pronti a dormire come non mai, perché quegli eventi sono sempre soporiferi. Quest'anno, se Battlefield lo fanno già in un evento separato, peggio mi sento, perché quindi non hanno nessun contenuto, perché adesso giochi di Star Wars, salvo un annuncio a sorpresa, non ce ne sono. Quindi che cosa faranno? Gli EA Play, dove parlano di The Sims 4, Apex Legends, Knockout City, FIFA ed NFL. Basta, parlano di quello. Quindi boh, vabbè, non alzo le mani. Notizia bellissima, che secondo me potrebbe essere vera, perché già c'erano tanti rumor e non vedo l'ora, perché questo conferma che l'E3 di Nintendo sarà esplosivo, perché arriva la notizia che Donkey Kong, un nuovo gioco per Nintendo Switch in 2D, però sempre quel 2D un po' particolare, sviluppato dal team di Super Mario Odyssey. Quindi parliamo, ragazzi, di un livello di produzione pazzesca, in arrivo tra l'altro perché quest'anno si celebrano i 40 anni anche di Donkey Kong. Quest'anno, ve lo ricordo, è l'anno degli anniversari, cioè l'anniversario di Sonic, Donkey Kong, Zelda, Pokémon, e poi che altro c'è? Vabbè, un sacco di altri brand, però insomma, bravi, speriamo bene, perché sarebbe figo, ci vorrebbe un nuovo gioco di Donkey Kong. Quindi molto bene, sarebbe sempre un nuovo della serie Donkey Kong Country, da quello che mi pare di capire, però molto bene. Saremo a vedere l'E3, tanto manca pochissimo. E parliamo di un gioco che invece per me, lo sapete,
adoro Remedy Entertainment, il Remedy Connected Universe che hanno lanciato con Control, soprattutto con l'ultima espansione, perché a quanto pare Alan Wake 2 è entrato in fase avanzata di sviluppo. Mi sento male soltanto a leggere questa notizia, perché Remedy in questo momento sta lavorando ad un gioco AAA con i fondi tra l'altro di Epic Games, quindi Epic li mette giù i miliardini, anzi miliardini no, i milioni, comunque gli gira in faccia. E inoltre hanno anche in sviluppo un secondo titolo un po' più piccolino, che anche quello appunto è in fase avanzata di sviluppo. Staremo a vedere, perché comunque sia la collaborazione con Epic c'è, il titolo dovrebbe essere multipiattaforma come sempre è stato, però ovviamente su PC penso che ci sarà ancora una volta l'esclusiva con Epic Games, quantomeno per il primo anno. Speriamo bene, perché Alan Wake 2 è atteso da tanto tempo, ecco, da tanto tempo e da tante persone. Ma adesso parliamo anche un po' di tecnologia, perché lo sapete, sono uscite le console next gen. Adesso questa non è una sponsorizzazione, però se Aorus volesse sponsorizzare potrà farlo, perché è uscita la notizia, più che altro sono curioso di questa cosa, che sono usciti i primi monitor da gaming 4K per la next gen. Da sempre il mercato dei monitor in 4K è sempre un po' particolare, un po' anche difficile da inquadrare, però sto vedendo dalla notizia, dal comunicato stampa, che Aorus presenta dei monitor 4K non male, cioè veramente anche molto bellini. Adesso vi faccio vedere il sito. Monitor che vanno tra l'altro per qualsiasi esigenza, da quello che vedo. Abbiamo questi monitor 4K che sono tre modelli che hanno... cioè che sono praticamente poi dei monitor che però diventano anche TV sostanzialmente a tutti gli effetti. Immagini ovviamente in 4K, HDR, 144Hz, minore insomma di un millisecondo di ritardo, addirittura la risposta più breve è di 0.5 millisecondi con la tecnologia Super Speed IPS, monitor IPS, quindi molto belli dal punto di vista qualitativo, e che però supportano l'HDMI 2.1. L'HDMI 2.1, ragazzi, è essenziale sulle console next gen per giocare a 120Hz e 4K, insomma con quel refresh rate, sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X. Sembra molto figo, e ci sono più dimensioni: 32 pollici, 43 pollici e 48 pollici, cioè praticamente una televisione sostanzialmente, quindi molto belli, insomma fighissimi. Aorus, pronto, buongiorno, se volete mandarmene uno noi siamo qui, tra l'altro pure lo stand del monitor fighissimo. Ovviamente le versioni più grandi non hanno lo stand da monitor, ma diventano delle vere e proprie televisioni, ecco. Molto belle. Tu, Matteo, te lo compreresti un bel monitor 4K IPS così, tanto per? Eccoli qua, intanto, i vari modelli. Questo, prende il monitor, la versione quanto più simile a un monitor, 144Hz, 2.1, IPS Super Speed. Questo invece è anche con la certificazione HDR1000, quindi questo tanta roba. E questo invece che è la versione più grossa, da 48 pollici, 120Hz e HDMI 2.1 OLED. Praticamente questo è per il gamer PC super incredibile, questo è secondo me il giusto compromesso, perché c'è gente comunque che si mette il computer in salotto, però un po' difficile, però vabbè c'è. E questo è proprio per il gamer puro, però insomma questa dimensione è un po' particolare sinceramente. Questo da 32 pollici è molto figo, perché 4K è bello. Io voglio il 48. Allora, Aorus, noi siamo qui, ne parliamo gratis. Se vuoi mandare, se volete mandarmi uno di questi a vostra scelta, qua e provarli molto tranquillamente. Non so il prezzo, però mi immagino che il prezzo non sia economico. Matteo, so che se ne sta già ordinando due. Penso perché vuole fare il dual monitor setup, vero Matteo? È morto, perfetto. Però so che Matteo se li vuole comprare, perché era già da tempo che mi stava raccontando: ah no, non voglio comprare un monitor in 4K. Io ho detto: vabbè, Matteo, compratelo, non ti preoccupare. Vi do una notizia bomba invece, che è giunta 20 minuti fa. E questa notizia è ovviamente bellissima, perché parliamo di un gioco che adesso Matteo benvenga, che non sta sentendo e che non c'è, perché ragazzi parliamo del gioco
Ecco, però non sono morto, non sono morto. Per il gioco più bello di sempre. E cioè Mario Kart 9. Ancora. Come ancora? Mario Kart 9, Matteo. Che ne so, vabbè. Non è mai uscito. Siamo all'8 Deluxe. Siamo all'8 Deluxe. Allora, Mario Kart 9, che stando ad un noto... Non me ne frega un cazzo. Ad un noto insider, io uso dopo questa ban, ad un noto insider che Mario Kart 9 ha già 3 anni di sviluppo alle spalle. Quella madosca, addirittura. E questo lì, questo insider che si parla, che si chiama Zippo, salutiamo Zippo, questo insider ha beccato gli annunci di The Legend of Zelda e di Super Smash Bros. Ultimate, quindi insomma due giochini... così piccolini, ecco, che è riuscito a beccare, quindi è sicuro per certi aspetti, e pare che ha sentito molteplici volte che il team di Yabuki, cioè il manager di Nintendo della serie che produce Mario Kart, è al lavoro su un nuovo Mario Kart di qualche tipo e che tale progetto è in produzione da 3 anni. Quindi attenzione, non sarebbe proprio un vero e proprio capitolo nuovo. Data di uscita? Fine 2021 o inizio 2022, perché ovviamente il Covid potrebbe aver posticipato. Quindi attenzione, perché questo E3 di Nintendo potrebbe essere ancora più esplosivo, perché potremmo beccarci l'annuncio di The Legend of Zelda Breath of the Wild del sequel, Donkey Kong, Splatoon 3 e persino la bomba di Mario Kart 9. Cioè ragazzi, torniamo ai livelli di Nintendo del 2017, con annunci bomba, gioconi grossissimi che potrebbero tirar fuori una nuova lineup di Nintendo Switch e della Nintendo Switch Pro, perché sono arrivate le conferme che un produttore di schermi, di cui adesso mi sfugge il nome però lo ritroverò il prima possibile, ha comunque confermato che sta sviluppando schermi OLED per Nintendo Switch. Vabbè, Smash, c'è Ultimate, il prossimo uscirà fra 1000 anni. Quindi attenzione, perché ci sono in palio tanti titoli caldi e tante cose calde per un E3 di Nintendo che, Matteo, dobbiamo proprio stare lì con lo champagne pronto se dovessero annunciare il nuovo Mario Kart. Tra l'altro io te lo continuo a dire, secondo me faranno Mario Kart 9 con le meccaniche di Double Dash. È svenuto, Matteo è svenuto dopo questa notizia, ma lo so, si sviene facilmente dopo questa notizia, è normale ragazzi, succede, voglio gli amici di Alcap in live, ragazzi, ovviamente tornei a raffica sul nuovo Mario Kart, perché assolutamente ci saranno assolutamente. Allora, chiudiamo con un'ultima notizia prima di passare all'argomento hot di oggi. Si parla sempre di Ubisoft, quindi comunque non ci distacchiamo, e prima poi di arrivare comunque ad un altro argomento che riguarderà Ubisoft, perché Rainbow Six Siege, For Honor e altri titoli Ubisoft sono in arrivo quest'estate su Google Stadia. Ubisoft continua ad investire parecchio su Stadia e a quanto pare, stando ad un rapporto sulle uscite del prossimo trimestre, quindi del prossimo Q3 2021, sono previsti questi giochi. Tra l'altro la versione di Rainbow Six Siege dovrebbe essere allineata con quella next gen, che dovrebbe arrivare con il lancio della prossima, insomma, stagione, della prossima season. Quindi molto bene, sono curioso, sono un po' anche... In realtà sono molto curioso di vedere come si gioca ad un FPS competitivo, quale è Rainbow Six, su una piattaforma in cloud. Sì, deve arrivare la versione next gen, sì, che dovrebbe essere quindi la medesima che vedremo sia su Stadia che su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. E poi vabbè, For Honor, altri 80 giga di texture. Vedi user, in questo momento allora, avere Rainbow Six su Stadia che non ti prende spazio potrebbe essere un'idea carina. Inoltre, questo ve lo dico perché sono cose di corridoio, lo sapete che Rockstar da sempre fa le partnership con Twitch, con Twitch Prime, con il Prime, certo, Gaming. Lo sappiamo benissimo, sì. Esatto. Vabbè, comunque tu ti sei perso un po' di notizie, ti sei perso un po' di notizie. Però rimanendo sempre quindi su questo argomento, hanno trovato degli screenshot che ovviamente prima non c'erano su queste pagine, che i contenuti di GTA Online possono essere riscattati, cioè è apparsa la dicitura che puoi riscattarli su PlayStation, Xbox, PC e Stadia.
e prima non c'era questa dicitura. Quindi, come molti stanno sospettando, con l'annuncio della versione Enhanced che arriverà entro fine anno su PS5 e Xbox Series X, potremo vederci quella versione next gen anche su Stadia, quindi avere GTA a un click con la versione nuova. Sarebbe molto figo, sarebbe molto interessante, teniamolo d'occhio, perché teniamolo d'occhio. Senti, io aspetto, ho una domanda da farti, insomma. Sì. Ma quando si gioca? Si gioca fra poco, ma prima dobbiamo parlare del grosso argomento, Matteo. Ancora. Quando si gioca? Oh, ma che vuoi? Parla della tua live dove giochi a Flight Simulator. Allora, vabbè. No, parliamo della notizia grossa, e qua io ti voglio, cioè ti voglio carico. Sono presentissimo. Perché Ubisoft, oltre a quello che abbiamo detto poco fa, ha rilasciato un'affermazione molto importante per quanto riguarda tutte le sue future pubblicazioni. Ubisoft ha detto che d'ora in avanti svilupperanno molti più titoli free to play high end, quindi titoli free to play però di qualità, a detta loro, e rilasceranno soltanto un gioco AAA stile Valhalla, stile Far Cry 6 all'anno. Quindi una Ubisoft che si allontana sempre di più dalle produzioni AAA per portare il focus soltanto sui free to play. E l'abbiamo anche visto, perché di recente i titoli free to play che sono in arrivo, sappiamo anche che arriverà un capitolo stand alone free to play di The Division, che è The Division Heartland, se non erro, che arriverà entro fine anno o inizio 2022. Sappiamo poi che c'è ci sono altri titoli free to play che devono arrivare, c'è Roller Champions. Ci sarà. Bene, siamo ci trepidanti. Ricordiamo che tra i titoli free to play loro hanno anche Hyperscape, titolo che ha avuto grande successo, grande popolarità. Brawlhalla, anche quello, grande giocone. Mamma, insomma, mia, che gioco. Una Ubisoft che verge sempre di più su questa direzione. Che cosa ne pensi, Matteo? Che cosa? Qual è il succo del discorso? Che cosa vuole fare questa Ubisoft? Perdonami. Solo giochi free to play. Punta solo ai titoli free to play. Cioè, quindi non vedremo mai più un Assassin's Creed, no, che vuol dire? Però lo vedi una volta l'anno. Cioè, anziché avere in un anno Far Cry, Assassin's Creed, eccetera, eccetera, ne butti uno solo. Ragazzi, di che cosa parliamo qua? Parliamo dell'arte dell'arrangiarsi, no? Da parte di Ubisoft, perché veramente, secondo me, i proventi che ha avuto quest'anno saranno più bassi dei miei e dei tuoi, anche perché non è che ultimamente abbiano fatto dei grandi capolavori, a parte qualche Beh, no, misera hanno venduto eccezione. Hanno venduto tanto con Valhalla e Immortals Phoenix Rising. Vabbè, tanto, voglio dire, cioè, che quanto, più degli anni passati, e sicuramente più di quella crisi economica che hanno avuto, quel tracollo finanziario che hanno avuto nel 2019. Vabbè, comunque questo... io credo che questo sia una netta mossa di marketing per rilanciarsi nel mercato. E perché, come sappiamo ben tutti, Ubisoft ultimamente non è che ha avuto questi grandi momenti di gloria, a parte sì questo sprazzo di Valhalla che è bello ed è qua, è pieno, un bello open world, però c'è sempre quella critica che riporta al fatto che non è Assassin's Creed completamente. Però vabbè, a parte questo, che ti devo dire, Ubisoft vuole diventare il gran visir dei giochi free to play? Dipende ovviamente che giochi free to play intende, perché esatto. Dopo un po', cioè, voglio dire, per quanto possono essere free to play e ne metti 16 all'anno, no, allora occhio, non è che si è parlato di pubblicare 350.000 giochi nuovi free to play, perché poi un gioco free to play, a differenza di un gioco come, ecco, Valhalla o come Immortals Phoenix Rising, che hanno comunque un supporto post lancio, perché sia Valhalla che Immortals hanno continuato a ricevere DLC grossi ed espansioni qualitativamente parlando positive, vuol dire comunque immettere dei titoli free to play che poi però devi supportare per X anni, che comunque è sempre difficile.
non è mai facile. E chi ti dice che di tutti questi titoli free to play tutti avranno successo? Perché basta vedere di recente, Hyperscape è durato praticamente di popolarità manco la prima stagione, la seconda già ha avuto un tracollo, la terza non so manco chi ci gioca più, ci giocheranno gli sviluppatori. È difficile mantenere tanti titoli free to play, quindi secondo me loro si stanno imbarcando in un percorso difficilissimo. Persino Epic, cioè Epic Games, no? Fortnite, grandi successi miliardari, loro si sono privilegiati, diciamo così, nel tenere soltanto quel gioco, perché Fortnite è solo uno, e da poco l'acquisizione, quindi neanche poi la gestione, ma l'acquisizione di Rocket League. Rocket League adesso è free to play e tra poco, tanto già ve l'ho detto, succederà anche con Fall Guys. Però sono tre giochi. Qui Ubisoft già nella sua mano ha un sacco di titoli. Tankei, grazie mille per il follow, benvenuto qua nell'avventura di Franky in streaming da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Questo è il Franky News, la serie che ti tiene costantemente aggiornato sulle news videoludiche e tecnologiche, e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG. Stiamo parlando di Ubisoft, di giochi free to play e della sua direzione che vuole intraprendere. Che cosa ne pensi? Fammelo sapere qua in chat. Qua sta per percorrere la strada che lo farà collidere con la Riot Games e finirà male. Sì, ma Riot Games è Riot Games. Cioè, si è permessa di fare dei giochi nuovi dopo un sacco di anni. Valorant è uscito dopo quanti anni? Dopo quasi 10 anni di League of Legends. Che pure Matteo ha giocato. Anche lì c'è speso molto. Ore. Ne ho abusato molto di League of Legends. Comunque, leggiamo nel dettaglio quello che hanno detto soprattutto il Chief Financial Officer Frederic Duguet. Salutiamo Frederic Duguet, che ha detto che la loro idea di rilasciare 3-4 giochi AAA per anno non è più una indicazione adeguata per le dinamiche di creazione di Ubisoft. Questo da una parte è anche positivo, perché vuol dire che quando deve arrivare un gioco AAA, facciamo l'esempio, un nuovo Assassin's Creed, arriverà dopo molti anni di sviluppo e quindi dopo magari un periodo di gestazione molto più ampio, che permette anche di avere dei titoli che quando escono sono veramente belli. Quindi non è tutto necessariamente un male. Guardate Rockstar, esce un capitolo ogni morte di papa, però quando esce, esce fatto bene. Quindi già quello potrebbe essere positivo, cioè capire di rilasciare meno giochi all'anno per poter avere un bel successo. A me preoccupa però questa insistenza sui free to play. Mentre nel frattempo loro continueranno a mantenere una grande cadenza di contenuti per quanto riguarda le nuove uscite free to play. L'obiettivo è quello di aumentare la propria audience, quindi allargando i nostri brand sempre di più sostanzialmente, che è un po' quello che sta succedendo e che adesso sappiamo con The Division, che riceverà il suo capitolo stand alone free to play. Quello sarà sicuramente un gioco magari bellissimo, cioè tipo un The Division 2 ambientato da qualche altra parte, quindi perfetto, figo, mi piace, però con pieno di skin. Cioè magari vuoi la skin di quello, la paghi con i soldi, vuoi la skin di quell'altro, la paghi con i soldi. Per me non è necessariamente un male, perché ci sono dei giochi che funzionano meglio se fatti free to play. The Division, per me, se l'avessero fatto free to play con il gioco che te lo giochi tranquillamente, le espansioni narrative che le paghi, tipo c'è quella di New York che la paghi, e poi il resto del gioco te lo tieni free to play, poi se vuoi le skin le paghi, se vuoi quell'altra cosa extra la paghi, però è sempre una scelta, per me mi sta anche bene. Dicono comunque sia che è una decisione finanziaria, queste sono le parole di Yves Guillemot, che è il CEO di Ubisoft, e ovviamente ci sta anche. Ovviamente loro dicono: stiamo costruendo dei high-end free-to-play games che potranno rimanere in tendenza con le uscite invece del lungo periodo AAA. Quindi loro non è neanche fare dei free-to-play, ma fare dei free-to-play high-end, quindi free-to-play di super qualità. Per me sono parole che adesso dobbiamo semplicemente tenere un po' in aria e che considereremo soltanto quando vedremo effettivamente, quantomeno anche un gameplay, perché già da quello potremo giudicarlo, di questo The Division Free to Play, perché se quello è l'inizio della loro direzione, poi capiamo. Cioè, se per puro caso questo The Division Heartlands
dovesse essere carino, cioè bello, un gioco che tu dici, oh cavolo, sembra The Division 2 però gratis. Guarda, alziamo le mani. Alziamo le mani. Diciamo bello, bravi, complimenti. Se invece si sente la puzza di free to play, allora lì Ubisoft, proprio aiuto, prendiamoci un momento di respiro e facciamo qualcos'altro. Perché sennò appunto, come dice Del Zero, tutto fumo, niente arrosto. Franky, non so se c'entra nulla, ma sai se sono uscite notizie sui nuovi giochi Play at Home? No, ancora non sono uscite, ancora non sono uscite. E staremo a vedere, staremo a vedere. L'hanno detto comunque, devono uscire altri giochi, però non si è specificato. Attenzione! Caschi, grazie... Penso che sia Caschi. Grazie mille per l'abbonamento con il tuo Twitch Prime. Grazie mille e benvenuto ufficialmente qua nelle avventure di Franky, sempre in streaming da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e diventando ufficialmente membro della redazione del Franky News. Il badge è lì a fianco al tuo nome, grazie per avermi scelto insomma per questo primo mese con il tuo Twitch Prime. Speriamo di poter raggiungere il secondo mese, che è quello più difficile, quello più importante. Però grazie mille per il supporto, spero appunto che la streaming possa essere di tuo gradimento. Si parla di Ubisoft, si parla della direzione dei titoli free to play che sta prendendo Ubisoft e di una preoccupazione, perché da una parte ci sono i giochi normali, quelli AAA, tipo un Assassin's Creed, un Far Cry, che però arriveranno centillinati, quindi un capitolo all'anno, un gioco grosso all'anno e il resto tutti free to play. Che cosa ne pensi? Fammelo sapere in chat. Matteo, quindi secondo te questa direzione di Ubisoft quanto potrebbe durare? Vuol dire quanto potrebbe durare, perdonami. Mamma mia, allora, quanto potrebbe durare secondo te questa direzione di Ubisoft nel fare più giochi free to play e meno capitoli AAA grossi? Cioè, del tipo, tu il prossimo capitolo di Assassin's Creed lo vedi fra 4 anni, però quando esce, esce fighissimo, e nel frattempo vieni bombardato di giochi free to play, che poi sei libero anche di non giocare, però vieni bombardato di giochi free to play. Ti piace questa nuova direzione di Ubisoft? I giochi free to play devono comunque sia essere dei Allora, basiamoci sulle loro parole, poi ovviamente vedremo i fatti, però le loro parole sono giochi high-end, quindi di alta fascia, quindi giochi paragonabili quasi a un gioco che tu pagheresti normalmente, quindi giochi di qualità. Come la prenderesti questa direzione? Io credo che debbano rendersi conto del fatto che ci sono dei giochi free to play in questo momento che sono veramente colossali, nel senso sono dei free to play importanti. Rocket League, Fortnite, Rocket League, anche Warzone, che con anche tutti i pregi e difetti. Anche lo stesso League of Legends, no? Vero, che tu tra l'altro hai giocato per tanti anni. Attenzione Ubisoft, perché ti vai a immettere in un mercato abbastanza sanguinoso, secondo me. Esatto, cioè ci sono tanti concorrenti già sulla scena. Tra l'altro aggiungo un pezzo sempre dell'articolo, perché sempre Yves Guillemot ha aggiunto dicendo: noi ci siamo presi del tempo per capire quello che abbiamo fatto con Hyperscape. Quindi attenzione, loro sono consapevoli, secondo me, di come è andato male Hyperscape. Stiamo anche imparando diverse cose per il lancio di Roller Champion. Ragazzi, Roller Champion, Matteo lo sa perché è il meme ormai, però Roller Champion è stato... cioè l'abbiamo giocato soltanto a fette dal 2019, quindi stiamo arrivando all'estate 2021, di nuovo periodo i3, e sono 3 anni esatto che poi dicevano sempre esce l'anno prossimo, alla fine non si è più capito, perché secondo me loro devono tenerselo bene insomma nel forno, perché Roller Champion è un gioco che, per quanto Matteo odia fino alla morte, comunque un gioco... non dico che sfida Rocket League, perché Rocket League è unico, però può accalappiarsi diverse utenze, perché io so di persone che sono rimaste molto molto contente di questo Roller Champion, cioè gli è piaciuto veramente tanto. Quindi, che dire, a me non mi ha fatto né caldo né freddo, sicuramente mi piace perché è un gioco nuovo, cioè comunque
sai, l'idea di competere sui roller così, sembra carino. Poi la pratica anche lì va sempre rivista, però vediamo un attimino che cosa tirano fuori. C'è anche Broalla so che comunque va, non so quanto di numero, però so che va, perché effettivamente ancora esiste. E Broalla, per intenderci, è il Super Smash Bros. Dei poveri. Mi dispiace dover dire questa frase, però mi dispiace, però è così. Però funziona proprio per quel motivo, perché è l'alternativa che non trovi da nessun'altra parte. Dove tra l'altro c'è anche Rayman tra i personaggi giocabili. Comunque, ciao Link, buonasera. E Link dice: però è l'unico mercato, ragazzi. Con tutti questi free to play, chi gioca più ad un gioco che devi pagare? Esatto. Io, per me, da una parte è una grande... Senti, mi metti il link. Sì. Mi metti la visualizzazione del mio brano Spotify mentre sei in diretta. Ma che vuol dire la visualizzazione del mio brano Spotify? Ma che vuol dire? Come lo faccio vedere? No, cioè in realtà tipo ci sono dei plugin, però. Come? Ci sono dei plugin che fanno vedere tipo il brano adesso in riproduzione. Comunque sì, ti stai spammando. È da 3 ore che c'è di sottofondo il tuo brano. Comunque l'ho messo in loop, Old Mellotron. Ricordiamo, Matt Lamberto, se volete andare a seguire su Spotify, c'ha 2 brani, Sunset is a Friend e Old Mellotron. Mi raccomando. Quindi, mi raccomando. Adesso mettiamo Sunset is a Friend. Sì, che spada. Dalla prossima volta però ricordo. Dalla prossima volta lo faccio, Matteo, tranquillo. Ok, grazie. Comunque, Link, da una domanda a cui io, Matteo, voglio che a questo punto, se ti sei spammato, rispondi. Sì. Con tutti questi free to play, chi gioca più ad un gioco che devi pagare? I matti? Chi ci gioca più, Matteo? Ragazzi, qua, a meno che tu non sia appassionato di un gioco in questione, o te lo compri, oppure viri su altro. Ovviamente cioè, molto... Link dice single player esclusi, ovviamente. Ragazzi, cari ragazzi, io non è che abbiamo questa grande, non so se poi siete voi ricchi, però non è che abbiamo questa grandissima disponibilità economica nel comprare una miriade di giochi, no? Quindi, tra l'altro, allora, i giochi magari multipiattaforma su PC con le key, anche al day one riesci a trovarli a 30 euro, 35, 40. Però chi se lo compra su console, cioè chi ha solo console, sai quanto deve... Cioè, facciamo conto, ecco, di recente, no? Returnal e Resident Evil Village. Tu devi sborsare 80 euro. Sono quasi 100 euro. Oppure io voglio... cioè, ecco, Lillo ha solo console. E Lillo che fa? Oppure l'appassionato li condividi con gli account, con gli amici, però per forza devi fare così. Cioè l'appassionato Nintendo, che ogni volta che esce un gioco nuovo si deve sorbire il sacrificio economico di acquistare un gioco nuovo della Nintendo a più di 60 euro, ragazzi, è un vero dramma. Sì, purtroppo è un vero dramma. Infatti per quanto io sono contento che arriveranno un sacco di giochi tipo Zelda e compagnia bella, dall'altra parte mi viene da dire aiuto, perché lì non ci sono trucchi. Cioè lì il gioco te lo paghi 60 euro. Io infatti tutti i giochi per Switch che ho, a parte la maggior parte ce li ho fisici, perché vabbè, sono cartucce ed è un altro discorso, non sono i dischi come quelli della Play, ma perché tanto comprarli in digitale, anzi risparmi di più comprandolo su Amazon, perché magari risparmi 10-20 euro quando lo fai in fase di pre-order. Non sto scherzando. E poi sono dei giochi che quando li giochi, cioè li completi al 100%. Io non ho nessun gioco Nintendo che non ho finito al 100%. Mario, Zelda e compagnia bella. Perché? Perché sai che li paghi un botto e che te li devi proprio godere fino all'ultimo. Però allo stesso tempo ti ci portano a giocare per così tanto tempo. Animal Crossing. Tu, Matteo, quante ore avevi su Animal Crossing? Io ce n'avevo, me lo ricordo, più... cioè... più di 200 ore su Animal Crossing, idem, sfioravo però, quindi rapporto, sai, quel famoso rapporto 1 euro un'ora, bello che superato, però cioè quell'Animal Crossing ti esce una volta ogni 1000 anni, quindi c'è anche quello. E comunque allora Lillo mi fa la domanda: Frankie, hai mai sentito parlare di Knockout City? Sì, Lillo, l'abbiamo commentato, l'abbiamo visto anche in diversi eventi, ce l'ho anche fatto in live quando c'era la beta.
lo porteremo al lancio, perché mi è arrivato poco fa un comunicato stampa da Electronic Arts che i primi 10 giorni di Knockout City, quindi dal 21 maggio in poi, ci sarà un evento che si chiama Party Till You Drop, che inizia dal 21 maggio alle ore 14 fino al 30 maggio alle ore 14, dove potrete tutti giocare gratuitamente al gioco e boh, non lo so, ci sono un sacco di cose. In più il gioco, ve lo ricordo, sarà gratis con EA Play, però altrimenti costa 19,99€. Per me ad esempio, ecco, Knockout City è proprio uno di quegli esempi di gioco veramente figo, secondo me, da giocare, molto divertente. Però siccome lo mettono a 20€, cioè così ti mordi le mani. Quello era proprio il gioco da mettere free to play e da lanciare. Avrebbe fatto un bel po' di successo, secondo me, perché era proprio figo il concept, palla avvelenata. Esatto, il problema dovevano metterlo gratis, perché magari noi possiamo pure dire vabbè dai, 20€, con l'idea di giocarci tutti assieme sempre la sera, potremmo anche valutarlo. Ma tizio random, o comunque la maggior parte dei giocatori che è abituata a Fortnite, Warzone e tutti gli altri free to play, Rocket League eccetera eccetera, dice: ma io secondo te devo spendere 20€? 20€ li investo su le skin dentro Fortnite, dentro COD o su Rocket League? Ci compro le macchine NFL con 20€? Per dire. Quindi purtroppo è così. Leggiamo, allora vi metto un po' di commenti nella coda, perché ne state scrivendo tanti, quindi mi fa molto piacere. Poi Matteo, non ti preoccupare, adesso giochiamo, quindi beh, chiudiamo, grazie. Chiudiamo però era doveroso, perché questo argomento, secondo me, è molto importante. Allora Link dice: comunque in questo momento storico una formula perfetta per un gioco online di successo e facile da fare è sicuramente essere cross platform, vero, per quanto ci sarà sempre qualcuno che si lamenterà. Allora, questo è assodato, infatti Knockout City, ma come tanti altri giochi che arrivano, hanno il cross platform, però quello sì. Infatti, perché Fall Guys ancora non è esploso? Perché non ha il cross platform. Quando da quest'estate sarà disponibile su Xbox e Switch, metteranno il cross platform e il gioco acquisirà un bel po' di popolarità, più diventare free to play. Però sì, d'ora in avanti tutti i giochi multigiocatore devono essere necessariamente col cross platform e anche con i cross save, tipo Call of Duty. Call of Duty lo giocavi su Play, poi vai su PC, ti ritrovi gli stessi salvataggi. Anche quello assolutamente da fare. DL0 invece ci scrive: LOL escluso nel mondo MOBA, tra gli FPS non mi batterei mai un Battlefield 3. Per me anche è bellissimo Battlefield 3, però ecco, io sono molto curioso di vedere quando arriverà il Battle Royale free to play di Battlefield. Sono molto curioso, perché lì potrebbe essere uno spartiacque. Comunque ragazzi, sempre aggiungiti al zero, da un aspetto, se gli sviluppatori non hanno soldi, i giochi escono una merda. Allora no, perché Warzone è stata dimostrazione, certo parliamo di un brand popolarissimo come Call of Duty, però Warzone ha fatturato, mi sembra, 6/8 miliardi di dollari ed è un gioco free to play. Quindi tutti quegli introiti sono arrivati solo da il pass battaglia e le skin. Cioè, Fortnite comunque era già stata la conferma di questa formula, ma qui proprio livelli pazzeschi. Lillo invece aggiunge: verissimo, essendo PlayStation 4 player, ho dovuto sborsare un bel po' di soldi per giocarci. Pensa che 3 giochi sono quasi 300€. Veramente incredibile. Consiglio: comprate giochi usati o giochi da Amazon, che potete trovare giochi molto scontati. Sì, io poi ti do l'altro consiglio, Lillo, che ogni tanto facevamo anche con Matteo, con Arci e con altri, che è quello di dividerti il gioco con i tuoi amici. Vi dividete l'account, cioè tipo tu lo compri fisicamente, vi spartite i soldi, ve lo dividete e ci potete giocare assieme, insomma. Che però, cioè, comunque non è la pratica prioritaria. È sempre, no, una cosa in più che fai te, pesa comunque questa cosa. Quindi Franco, dov'è la mia PS5? Non lo so, è stata spedita poi. E Lillo giustamente aggiunge: pensa per esempio Fortnite, ha messo il gioco gratis con il crossplay in tutte le piattaforme, pian piano aggiornando il gioco e mettendo uno shop potevano fare la stessa cosa. Sì, esattamente. Proprio così. Quindi questi sono più o meno i miei pareri
sulla faccenda di Ubisoft, dei giochi free to play, che comunque Ubisoft poi ha mandato anche un comunicato stampa poche ore fa, dove hanno detto: la nostra intenzione di mandare diverse line up di giochi verso i giocatori che noi adoriamo è diversa da quello che voi vi aspettate. Cioè, nel senso, loro hanno detto: noi ci aspettiamo di investire di più sulle esperienze free to play, ma vogliamo chiarificare che questo non riduce la qualità dei titoli AAA che offriremo. Puntiamo a consegnare anche esperienze premium, come ad esempio Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, Skull and Bones, per nominarne alcuni, ma nel frattempo espandere il nostro portfolio free to play, rafforzando i nostri brand, raggiungendo sempre più giocatori. Secondo me è una mossa un po' strana, perché mettiamo un esempio come The Division, che mi fanno The Division Heartland free to play, poi fra un po' di anni mi fanno The Division 3. Tu non la sposti l'utenza, cioè l'utente rimane sul gioco free to play perché dice: tanto che me frega, c'ho quello free to play. Quindi secondo me è una mossa molto ma molto pericolosa. Bisogna capire un po' come fanno e bisogna stare veramente attenti. Vedremo poi nel futuro. Ah, ovviamente Ubisoft ha confermato che tutti questi giochi arrivano anche sul cloud, quindi anche su Stadia e compagnia bella. Vedremo. User poi dice: un altro consiglio è comprare un PC o abusare dei super sconti. Assolutamente. Beh, il PC da sempre lo paghi un po' di più, però risparmi sui giochi. Quello è vero, quello è assolutamente vero. Però in futuro poi magari, appunto, come il cloud, che non dovete pagare la console, pagate solo il gioco, e ovviamente lì si risparmia a tempo indefinito. Sapete cosa potrebbe essere rivoluzionario? 5-6 big company, come quelle che producono The Last of Us, The Witcher, quei giochi single player blasonati che si uniscono sotto un unico pass. No, Link, quello non succederà mai, perché innanzitutto, vabbè, The Last of Us, parliamo di Naughty Dog, parliamo, sono tutte compagnie diverse che operano sotto grandi diversità. Soprattutto poi il mondo PlayStation e il mondo PlayStation Studios, Sony li terrà sempre e comunque in una bolla. E poi, esattamente come aggiunge Del Zero, la parola chiave, la concorrenza. La concorrenza è quello che fa andare avanti il mercato. Per me non ci sarà mai una roba del genere, però sui giochi single player il pass così, no, secondo me no. Secondo me no, Link. Può funzionare con i titoli free to play, può funzionare con i titoli indie. Cioè, ad esempio, l'Xbox Game Pass fa comunque un ottimo lavoro, però qual è la concorrenza di Amazon, scusa? Stadia? Cioè, non ho capito. Amazon poi adesso con Amazon a livello gaming ha giusto Amazon Luna, che comunque, da quello che ho capito, in America non è che stia funzionando tanto bene. Quindi Stadia ad oggi rimane comunque superiore a livello di cloud gaming. C'è giusto l'Xbox Game Pass con xCloud, che è una giusta risposta. Amazon fa concorrenza con Wish e eBay. Saluto Joe. Ciao Joe, buonasera. Ubisoft farà solo giochi free to play. Rayman 4 non dovrebbe essere free to play, quindi la risposta deve essere no. Ma Rayman 4 tanto non arriverà mai più. Purtroppo. Io vorrei un sacco di giochi single player free to play, un po' stile Horizon. No, no, quello no, assolutamente no. Ecco, i giochi single player, ragazzi, tipo Ratchet & Clank Rift Apart, tipo qualsiasi altra cosa, mettetevelo in testa, non saranno mai free to play, per un semplice motivo, che là dietro c'è, cioè, ma anche nei giochi free to play c'è del lavoro, però nei giochi single player c'è un lavoro ancora più grande: attori, motion capture, colonne sonore e storytelling. Ci sono degli investimenti diversi. Esatto, cioè ci sono degli investimenti diversi. Fare i free to play è un tipo di investimento che ovviamente, cioè, al pari anche per Fortnite, no? Gli sviluppatori hanno comunque lavorato, hanno comunque fatto il gioco. Warzone, stessa cosa, però manovre di marketing, guarda Travis Scott, però. Esatto, però per lì che cosa hanno come risposta? Dicono: noi il gioco lo pubblichiamo gratis. Quindi se nessuno dovesse acquistare skin o cose del genere, noi avremmo guadagnato zero. Però siccome ci sono i mercati, c'è il mercato, le microtransazioni, il pubblico shoppa, perché è un dato di fatto, il pubblico shoppa delle skin,
tu Matteo che giocavi su League of Legends, le hai mai shoppate delle skin? Rispondi, le hai mai shoppate? Credo una, no, non ho, ho disabilitato la, vabbè, e credo una volta. Però, volta. Però persino tu, che comunque un po' così, hai persino te investito dei soldi su... Che sono tirchio. No, no, sono tirchio, cioè... Vabbè, diciamo che tu un gioco nuovo, cioè io ti dicessi, Matteo, domani comprati un gioco a 70 euro, tu mi fai col cavolo. Dipende che gioco. Vabbè, vabbè. Mi esce GTA 6. No, escludo GTA 6, appunto. Però... al momento quello è l'unico gioco che comprerei. Vabbè, grazie. L'unico. Lasciamo stare, non entriamo in altri discorsi. Comunque, ripeto, questo è quanto. Guarda che il creatore che se n'è andato in Rayman 3 ha fatto solo il concept dei personaggi, il resto l'ha fatto un altro team. Ma infatti non ho detto che la speranza svanisca, perché quante volte se n'è andato il creatore e il gioco ha continuato ad esistere. Semplicemente ci vorrà un bel po' di tempo, tutto qua. E 520 euro di skin, c'è gente che ha speso 8000 euro, cioè che praticamente poi in quel caso loro ci guadagnano di più, perché guadagnano più del prezzo venduto, cioè del gioco venduto a 70 euro. Magari fai il gioco 70 euro senza skin, senza niente, quindi tu puoi solo guadagnare quel prezzo da quel gioco, da quella singola unità, invece con il gioco free to play puoi guadagnare a dismisura. Guarda Boring, io su Fortnite, vediamo il commento di Boring, lo facciamo anche in sovraimpressione, così che Boring si vergogna di questa cosa. Vabbè, mi dice che c'è un problema, non posso aggiungere il commento di Boring. Comunque Boring ha detto, io su Fortnite ho speso minimo 400 euro. Eccolo qua. Quanto? 400 euro. Cioè, tu perdonatemi, un eufemismo. Ma voi toscani avete i soldi che escono dal culo. Perdonatemi il francesismo, però. Cazzi di soldi avete? Di El Zero, sull'Ollo, una persona che conosco ha speso 4000 euro in 8 anni. Che gli dice a lui? Però sì, cioè sappiamo di questi casi, sappiamo assolutamente di questi casi, ma adesso, proprio in virtù, per la gioia di Matteo soprattutto, proprio in virtù di questa analisi dei titoli free to play di Ubisoft e di quello che potrebbe arrivare con The Division Heartland, io e Matteo torniamo dopo tantissimo tempo a giocare su The Division 2, che ci giochiamo ovviamente con la versione... Per Stadia, quindi vi facciamo anche vedere come gira un gioco su Stadia mentre sto streamando. Non c'è trucco e non c'è inganno. Clicchiamo su play, così vedete anche quanto proprio l'esperienza, no? Come si apre un gioco? Ecco, si apre così. Ovviamente sono in live, quindi potrei avere problemi, ma speriamo di no. Proviamo a vedere se funziona anche il pad. Beh, controller è collegato, vedi? Me lo riconosce subito. Sto giocando col pad Xbox, però c'è anche quello di Stadia. E quindi bene, quindi molto bene. Allora, Boring, cambiamo categoria ovviamente. Finalmente, bazzo, un gioco serio. Tra l'altro io e Matteo ieri ci siamo fatti una partitella. Sì. Ci è piaciuto veramente tanto. Lillo dice, io penso solamente che Ubisoft deve essere consapevole del grosso rischio a livello di concorrenza, fan, economico soprattutto. Sì, no, esatto. Ah, beh, se però non ce la facciamo, perché ovviamente se c'era qualcun altro potevamo fare la missione finale, ma non credo che ne abbiamo... Tu pensi che ce l'abbiamo nel tempo? Se sì, viene user... Ma non so, user penso non ce l'abbia installata. Ma forse user ce l'aveva su Stadia, mi sa, boh, non lo so. Comunque, non so se lo sapete, però mi hanno mandato gli oggetti, quelli di Resident Evil. Resident Evil, vedete che ho la cosa RPD come Leon sul 2. Molto carino, molto carino. E mi stuzzica la fibra ottica. Vabbè. Comunque io posso dire una cosa: ad oggi, persino con la versione next gen, quindi su PlayStation 5 e Xbox, Stadia è la versione migliore di The Division 2. Cioè quella che carica prima, che è qualitativamente migliore, il frame rate più stabile, pazzesco. Quindi boh, poi ripeto, il fatto di non avere, quant'è che pesa, 90 giga. Insomma, Beh. Tra l'altro, ecco, ieri io e Matteo avevamo liberato questo avamposto. Ma mi inviti? Così almeno... Ti devo invitare? Va bene. Ecco, c'è user che è online,
user online. Allora facciamo la finale. Mandate i messaggi, test, bella bro, bella zi, ciao Fede, uè. Questi sono i nostri messaggi. A me basta un click, tu non mi hai neanche invitato, io sono dentro. Eccomi qua. Si è fatto già i cavoli tuoi. In tutto questo anche The Division 2 su PC, mai finito perché giocando da solo mi hanno... E allora poi gioca con noi Diel Zero, eh. Ecco, tra l'altro, la partita di Stadia, comunque ciao Diel Zero, buon proseguimento di serata e quando vuoi unisciti. La cosa carina di Stadia, che c'è anche su altri giochi online, è che vedete in basso a destra, senza che devo fare nulla su OBS o con Discord, abbiamo il gameplay di Matteo, in tempo reale ovviamente. Quindi è molto molto... Chi è che mi ha sparato? Tu, ovviamente. Comunque apri di qua questa cosa, è molto simpatica. E non posso farlo. AUG potenziato, F2000... Ma io non posso farlo? Saccheggio. Perché forse lo sto aprendo io? Saccheggia. Ma lo paghi Stadia? No. No, il Pro adesso non ce l'ho attivo, ragazzi. Anche se, questo ve lo dico, e dovrebbe essere ancora attivo, su Telegram, se volete, vi rimando il link, su... Sul forum gaming di Lenovo Italia c'è un post dove voi commentate dicendo voglio provare Stadia, vi mandano tramite messaggio un codice per 3 mesi di Stadia Pro. Quando poi vi fate un account nuovo vi danno già un mese gratis, quindi avete 4 mesi gratis di Stadia Pro. Però Stadia Pro serve solo per giocare in 4K e avere... i titoli riscattabili ogni mese, che c'è una tipo come il PlayStation Plus per intenderci. Però per giocare su Stadia non vi serve nulla, vi serve semplicemente comprare il gioco. E tra l'altro io The Division 2 come Matteo non l'abbiamo pagato perché ti davano 10 euro gratis e quindi e via. Oppure l'abbiamo pagato all'epoca ma 3 euro su... Senti, decidiamo cosa vogliamo fare quest'oggi. Sì, esatto, allora decidiamo dove andare, apriamo la mappa enorme con 850.000 cose da fare. Quindi noi in due ovviamente la missione finale non la possiamo fare. No, cioè io da qui non la posso fare perché io sono alla parte 2 della campagna, dovremmo andare da te, io mi dovrei unire da te. Farla, potremmo okay. Provare a farla. E dai, come facciamo. Esci, come possiamo fare? Esci, vattene via da questa sessione, io mi unisco nella tua. Allora. Tra l'altro l'audio lo devo un po' alzare, secondo me. Audio. Come faccio a unirmi in una sessione? No, te ne devi uscire dalla sessione, quindi fai social. Sì. E poi fai abbandona il gruppo. Abbandona il gruppo. Perfetto. Hai lasciato un gruppo. Adesso dimmi quando sei già nella lobby. Io sono nella lobby, sì. Ok, allora adesso se tu premi la mappa, ora vedi sì. Il Campidoglio fattibile? Campidoglio, livello 30. Che tu ci sei, ovviamente. Accesso riservato. Però nel senso ti appare fattibile, insomma. Sì, sì. Non è rosso. Sì. Allora, aspetta, scusa, ti dice Campidoglio, Roccaforte, accesso riservato, requisiti? Ti dice qualcosa? No. Roosevelt Island. Ah, ci dobbiamo fare Roosevelt Island allora. Vabbè, intanto facciamo Roosevelt Island. Che c'è. Allora, quindi invitami oppure no? Devo accedere io in qualche modo? Social. Sì. Amici, Lambo. Ah, tra l'altro c'è il cross platform, quindi noi possiamo anche giocare con le persone su PC, unici del gruppo. E quindi niente, dobbiamo... Tra l'altro Link dice, come mai non si è affermato The Division 2 online? Ma in realtà, ragazzi, ha sempre un bel po' di giocatori, ovviamente è un gioco che ha il suo limite, non di nicchia, però di persone, ecco. Però è sempre considerato un ottimo titolo, che poi è un gioco praticamente co-op sostanzialmente. E Matteo, andiamo allora verso Roosevelt Island. Ma non c'è lo spostamento rapido? Tu sei sicuro che ti dice che devi fare Roosevelt? Ah, gruppo non idoneo, infatti. Mi dice che tu devi fare Roosevelt Island. E allora sì, lo spostamento rapido, c'è un rifugio qui. L'ultimo. Vado lì. No, Truman. Audio gioco muto. No, c'è. Mi sente. Tra l'altro Lillo dice, io sto tryhardando su Destiny 2, notizia di pochi giorni fa, che adesso su Destiny 2, su Stadia, c'è anche il cross-platform. Quindi potete giocare su Stadia The Division 2 con un click, e tra l'altro The Division 2 è gratis, è proprio free to play, quindi non dovete neanche pagare, non fare nulla.
Io ci sono, Matteo. Non so se anche tu sei qua. Con Truman. Allora, metti la destinazione te a Roosevelt Island. Allora, Roosevelt Island, eccoci qua. Possiamo andare. Messa. Ma ce l'hai il trasporto, il teletrasporto rapido lì? È per Roosevelt Island, no, perché non l'ho conquistata. Allora ci vado io e poi ti teletrasporti da me. Ok, vai. No, non l'hanno attivato per sbagliare, era proprio una beta e poi... Ok, Matteo, io mi metto qua e teletrasportati da me. Eccolo qua. Vai, avviala. Ok, lì. Certo, questa me la ricordo, era anche un po' tosta. Dove stai andando, scusa? Io devo andare. Ah, di qua. Roosevelt Island. Aereo comunque, precipitato. Io lo vedo che si sente, ragazzi. Se no adesso alzo ancora di più l'audio. Via. Devo avviare da qua? Sì. Opzioni missione, matchmaking. Ah, guarda un po' chi è arrivato. VRX, grazie mille per l'abbonamento per 27 mesi. Mamma mia, VRX. Grazie mille per il supporto. Cos'è che dice? Si vede che non sai che gioco portare. In realtà no, Birix, abbiamo fatto tutta una bella live parlando della nuova direzione di Ubisoft che vuole puntare sui free to play. Arriverà un The Division free to play che sarà Heartland. E allora per l'occasione abbiamo detto riportiamo un attimino, come dire, The Division. The Division, giusto per fare. Senti, ma io qua mi dice opzione missione matchmaking, che faccio? No, entra, vai. Te l'ha fatta avviare? La caduta della roccaforte e della leader dei reietti Emlyn Show sarà un colpo letale. Cazzo, me la ricordo gratostissimo. Comunque Birix, come va? Tutto bene? Hai visto i nuovi materiali su Ratchet & Clank Rift Apart? Che sono usciti oggi, molto molto simpatici e degustosi. E comunque va tutto bene, va tutto bene. Noi proseguiamo. Bene, adesso seriato ti rendo mod. Cos'è qua? Inventario pieno. Stasera faccio dei festeggiamenti. Che succede? Diventi papà? Ovviamente. Eccoci. Allora, portiamo. Oh, ragazzi, concentrazione. È qua, massima concentrazione. Partiamo? Partiamo. Partiamo? Matteo. Vai. No, per si il vola. Film insieme allo staff. Fai un film, Birix, non mi invidi? Naturalmente chi vuole unirsi ci può dare una grande mano. Sicuramente. Ma sai che uso mouse e tastiera? Ah no, giusto, tu non lo sai. No. Non so niente. Sei scomparso, Birix. Sei scomparso dai radar. Dai, avanziamo, pushiamo. Vai, violentemente. Sai, mi usi solo per moderare quando servo. Non è vero, ti mando pure le notizie. Te le mando anche su Telegram, su Twitter, su Instagram. Solo Lambo mi vuole bene, no? Che occhio sulla... Grande BRX, lo sai benissimo. Raggiungi la roccaforte dei reietti. Oh, mi sta andando a fuoco, sta andando a fuoco. Ok. Andiamo. Come sta roccaforte? Un giorno me lo prendo di Division 2 quando non ci giocherete più. Vabbè, arriva quello free to play, Joe. Aspetta quello lì. Io ti voglio bene quando mi banni. La fusoliera dell'aereo. Pare non abbiano sentito gli spari. Ok. Trovato qualcosa? Un cazzo di niente. Perché veniamo di pattuglia fin qui. Occhio qua. Ordine di Emily. Se vuoi lamentarti, fallo con... occhio che hanno il robottino quello che esplode. Sì, l'avevamo fatta in live questa missione, se non mi ricordo. Ora non ti dico cosa ho fatto e manco ti invito al galà. No, 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 invitami al galà, che magari danno dei gadget. Io ho rubato troppi gadget di YouTube, quelle robe là. Mamma mia. Ancora se non ti stanno ricercando, probabilmente. Invito solo la... Oh, occhio che sono un botto, eh. Occhio che sono un botto. Io sarei detto numero uno Lambo, ovviamente... Un amore quando platonico quello che ci divide. Quando c'è da rubare, quando c'è da rubare. Vabbè, che film fai? Un film della Marvel? Un film... Beh, un filmino di quelli... Che no, secondo me sarà un film grosso, insomma. Se fai anche... No, dico un film... cioè, io ti dico un film porno. Non il so, porno, non penso.
tutta musica roboante. Forse non è niente, ma meglio non. Mette in sicurezza l'ingresso. Attenzione, attenzione, ce l'abbiamo. C'è un bel po' di gente davanti, porca puttana. Sarà un film toscano. Ok, mi sono messo in una posizione sopraelevata. Occhio che ci spara. Oh, occhio. Okay. Ma ci sono i droni nemici? Ok. Ok. Prova a fartelo dire da Lambo perché si festeggia per un film e vedi che mi. Non ho capito, vabbè. Mamma mia, Kamikaze ha fatto una fine bruttissima. Eh sì, l'ho visto, è esploso. Tra l'altro ovviamente voi potete sempre vedere il gameplay di Lambo in basso a destra, comodamente. Questa funzione. Cosa c'è da capire in una frase semplice? Tu hai detto, prova a fartelo dire da Lambo perché si festeggia per un film e vedi che mi vuole davvero bene. Beh, si festeggia per un film perché sei nel film, no? Non so, non ho mai partecipato a un film, quindi non so le manco meccaniche. Io. Però che lui dice so? Che lo sai. Dice che tu perché lo sai si questo. Beve, che ne so. Ah, si beve forse. Boh, aperitivi, che ne so. Aperitivi con gadget, probabilmente. Ah, perché vi fate le canne, ho capito perché. No, no. Vabbè, bei cannoni, proprio. No, no, ci dissociamo ovviamente dalle tue affermazioni, Matteo, ma proseguiamo su questa missione. Oh, oh, sulla sinistra. Ma come vabbè, addio. Vedi, ha detto vabbè, addio. Occhio che lo vedi, BRX, non era soltanto Matteo, eh. Non era soltanto Matteo. Hai puntato sul cavallo sbagliato. Niente gadget per voi. Ecco, occhio. Lo sapevo. Occhio che arrivano una miriade di. C'è un cecchino. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ok. Ottimo. Ne arrivano altri. Eccoli. Gadget solo per me. Ecco, ora vanno solo agli user. Ok. Ottimo, possiamo avanzare. Li stiamo distruggendo. Oh! Oh. Ai, ai. Ok. Qua saccheggia, così almeno ci facciamo un po'. Free for Remandy. Ok. Poi, qua che bisogna fare? Dobbiamo salire sulla corda. Come si fa a salire sulla corda? B. C'è il tasto. B. Quindi andiamo avanti, avanziamo. Il tuo amico Frankie gioca a Fortnite. Ma non è vero, ma cosa state dicendo? Non è assolutamente vero. Ho giocato a Returnal, Resident Evil Village. Poi tra poco VRX, lo sai benissimo. Ratchet & Clank Rift Apart. Sta PlayStation 5 va. Non va c'era anche tipo l'occhio dell'aquila su The Division, no? Sì, no, c'era anche Ezio Auditore a un certo punto. Arrivava anche okay. Lui. Attenzione, mi sa che sento odore di boss fight, eh? Eh già, attenzione, questo è. Oh Cristo santo! Io con te non ci parlo, sfruttatore. Ma cosa, sfruttatore? Trovami. Adesso parti scherzi, Brix. Trova uno che ti informa su tutti gli aggiornamenti dei videogiochi. Sì, nessuno. Sì. Cioè, è un servizio che ti fa. Che non ti fa neanche Every Eye, multiplayer. Oh! Game Source. Dimmi un po' da che direzione arrivano. Ok. Proviamo. Oh, che cos'ha? Lanciafiamme. Ok. Birix, ti giuro, non so che cosa hai fatto. Se me lo dici io ti faccio i complimenti per qualsiasi cosa. Se non lo so, è come se arrivi. Lo sai cosa mi è successo? No, No, basta, metto il muso. Vabbè. Se tu mi mandi un link o me lo scrivi. Che cos'è? Cos'è questo? No, bruciamo la divisione, no. Bruciamo la divisione mi sembra proprio cattivo.
Aspetta, aspetta, sta esplodendo, mi sa. L'incendio, eh? l'incendio. Ok, ottimo. Ha avuto il suo momento di gloria. Sì. Ok. Oh, ecco, guarda, proprio questi erano riferimenti al COVID. Mazza, ragazzi. Mamma mia, The Division proprio ci ha visto lungo, eh. Precursore di tutto. Mamma mia, andiamo, andiamo. Aspetta, gli scherzi mi paghi? Beh, guarda, Birix, tu sicuramente hai avuto un'evoluzione in positivo nel tuo ambito lavorativo. Qui, come puoi vedere, c'è sempre una tenuta stagna, quindi come mi hai lasciato mesi fa siamo sempre la mediocrità, rimasti. La mediocrità, esatto, ma anche meno della mediocrità. Eccoci qua. Ah, vedi, vedi, questa me la ricordo, era la missione in cui il mio PC mi stava esplodendo. Invece qua proteggi Angela Woods. No, l'altra volta giocavo su PC e laggava. Qua invece stiamo giocando su Stadia e non lagga. Però ripeto, sono curioso di vedere il free to play, cioè la versione free to play di The Division. Perché comunque l'immagine nella scorsa live l'abbiamo praticamente super analizzata, super studiata, e quindi sappiamo. Un cervo! Sarà della Microsoft. Tra l'altro, che c'è stato in live qualche giorno fa, ha visto insomma il nuovo gioco di Microsoft sui cervi, quello Open Country, grande giocone. Distruggi il serbatoio di carburante. Non so dove sia il serbatoio di carburante, però lo andremo a distruggere. Ok, andiamo. C'è qualcuno che mi spara da qua, Matteo? Mi serve supporto? Aspetta, allontaniamoci con fiducia. Boom, mazza. Era il mio computer quando... No, ma te... Mamma mia, questa è tosta. Questa è tosta, ragazzi, perché c'erano tipo quattro... Quattro lungotenenti, dice. Porca puttana, questo. Sì, ma cara Angela, ma se vai in pieno campo è logico che poi mi rifanno fare la missione, Cristo, no? Perché non stai più attenta? Controlla come stanno. Ok. Mamma mia, sta arrivando l'esercito. Ok, penso che abbiamo creato una bella linea difensiva, ne arrivano altri, avanziamo poco poco. Comunque rimane secondo me lo shooter in terza persona con coperture più simpatico. Cioè altro che Outriders proprio. Stacco che è pronta la scena. Ciao user, buon proseguimento di serata, grazie per essere stato qua in nostra compagnia, ti aspetto se ti va domani, come sempre, dritto per dritto. Questo è esploso. Ciao Birix, buon proseguimento anche a te. E poi fammi sapere, a parte gli scherzi, che cosa hai fatto, sono curioso. Fammi sapere. E niente, buon proseguimento anche a te Birix. Ci si vede sempre... Non te lo mai, vabbè, non lo scoprirò mai allora. Ci si vede comunque sia sempre presto, qua da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Gio, ciao Vado, ciao Gio, buon proseguimento anche a te. Oh, trova la roccaforte interna. Sarà qua. Ciao Gio, ciao Birix, ciao user. Oh. Ciao, io non vado, bravo Boring. Ma Boring, tu non ce l'avevi di Division 2, non so perché c'ho questo ricordo. Ho questo ricordo in memoria. Ma è cross platform di Division, no? Sì, sì, da PC e PC e Stadia possono giocare assieme. Appena vuoi Wildlands dietro l'angolo. Matteo ce l'ha Wildlands? Ce l'avevo. Ah, ce l'avevo. Ci ha giocato. Non specifichiamo in che metodo ci ha giocato. L'ho craccato. No. Salutiamo Ubisoft che ci guarda sempre.
Okay, entriamo nella prossima zona di quarantena. Oh, ma qua fa caldo, ma che è? Oh. Line up here. Vedi qua dove facevano i vaccini. Sei quasi alla zona centrale. Pare abbiano. Trova il C4. Dovrei trovare un modo per riaprirlo. Coloro che erano. Che il loro sacrificio non sia stato vano. Trova il C4. Mi sa che dobbiamo esplorare. Dove è un baule! È un baule! È un baule? E... eccola. Ah, bravo. Esplosivo. Usa il C4 per sfondare il cancello. Ecco qua. Famo come... come al sud. Facciamo tutti gli fuochi d'artificio. No. Oh, oh, oh. Ecco. Allontanati, allontanati. Ora. Mamma mia. Auguri, auguri! Oh, porco due! No, no, i kamikaze! Federì, questa era tostissima, eh. Io me la ricordo molto bene. Ok. Se riuscissimo a farla in una botta sola sarebbe... Eh no, la dobbiamo fare infatti in una botta sola. Ok, per il momento mi sembra pulita. Cioè, avanziamo con fiducia. Ok. Ce la puoi fare Boring, la terza volta è quella buona. Provai la Bera, la Betà. Il mirino non mi piace, no, cambia d'arma a arma, lo puoi anche personalizzare. Solo io che... perché c'è un cecchino là, eh. Occhio la bomba. Vedo, lo vedo. Beta, bravo Boring, la terza è quella giusta, c'ha ragione. Lo puoi rimpicciolire, puoi fare quello che vuoi. Neutralizza la guardia del corpo. Dov'è? Dove cazzo è? Ah, eccolo, il basilisco. Ecco. Il basilico. Ha un martello non proprio simpatico, eh. Oh! Oh! Che botta mi ha dato, mamma mia. Sparagli, sparagli! Oddio! Che botta che mi ha dato. Mi ha dato una martellata che non me la dimentico più. Se vuoi basilisco. Sono qui un po' morente. Basilisco! Botti di basilisco! È quello di Rainbow Six. Corri, basilisco! Matteo, vieni a rianimarmi. Corri, corri, corri! Dai che non ce n'è solo uno qua davanti a me, dai. Che puttana! Passa dalla, da dietro, bravo. Sì, ma... curati, no, prima, troppi, curati, curati. Troppi, sono troppi. Curati, troppi, sto curati. A morire. Okay, so, okay. Mi so curato. Ma non puoi mandare il drone da me, eh? No, serve... vabbè, ragazzi, ma che cazzo stiamo a fare? La festa. Dai. Sbrigomi, 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 sbrigomi. Devi solo stare qua, vai, 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 vai. Vai che ce la facciamo, vai che ce la facciamo, vai che ce la facciamo. Ottimo, okay, ottimo. Perfetto. Bene. Ok. Ok. Arrivano altri kamikaze, cos'è? Ciao Matteo, buon proseguimento di serata. Grazie per essere stato qua in nostra compagnia. Ci si vede domani, se ti va, sempre qui, dalle 18 alle 20 su twitch.tv/leavventuredifrank. Ma io sto qua. No, un altro Matteo. Matteo 3079. Ti mando il drone. Ma sono finiti? Ah no, c'è un altro qua. Vai, cerca Emily. Oddio. Attenzione, si aspettano il tuo arrivo. Ok, abbiamo raggiunto, mi sa, la fase finale, il molo. No, non mi dica quello che pensi. Sì, è quello che pensi, Matteo, secondo me. No, oddio, dove sta andando? Io ho la netta impressione che è quello che penso. Che cazzo è? Dove cazzo è? Vieni qua. Ah,
non è qua il molo, quindi dov'è? Elementi per il... per l'orientamento, eh? Era qua il molo? Oh. Dove c'è un buco? Io sono andato sottoterra. Ah, vedi, sì, devi andare sotto, c'è un buco, e vai sotto. Buco, il buco del Kjull, dov'è? Ah, eccolo. Spero veramente che... Eh sì, è quello che pensi. Proprio quello, Matteo. Spero vivamente. Arrivano da un po' tutte le direzioni, eh. Occhio, copriamoci. È da qua, da oltre il parco. Oh, che cazzo! Eccoli che arrivano. Occhio che c'è un cecchino là sopra. Adesso lo facciamo, infatti. Fatto fuori. Grande torretta. La maestro. Oh, ce l'ho davanti. Ok, ottimo. Come va col battello? Ok, andiamo avanti. Non è ancora salpato. Stanno facendo rifornimento. Oh, guarda che ce l'abbiamo dietro. Fregatene. Allora puntiamo a quei serbatoi. E Emlyn? È già a bordo del battello, sempre che fosse lei. No. Sì. Ragazzi. Guarda, se la facciamo a prima botta... Mamma mia. Ah, c'è quello sulla mitraglietta. Sulla mitraglietta laggiù, Matteo. Ah, dobbiamo distruggere i serbatoi di carburante, Matteo. Già. E dove stanno? Sai che sono dentro la nave. Sono sui lati. Sui lati della nave o sui lati... della mappa. Ah, ok, li vedo, perfetto. Vai, inizio con quello di destra. Senti, se no aspetta, prendiamo... Eccola. No! No, Matteo, sei morto? Quasi. Ok, no, non sono morto. Occhio, c'è un altro sulla mitraglietta. Ciao Antrex, come va? Tutto bene? Contesto Jack Ryan prima stagione. Ah. Io non mi ricordo più con che tasto ci si cura. Con la tastiera non me lo ricordo. Tutto bene Antrex. Nella live di oggi abbiamo parlato moltissimo. Coprimi! Ecco, cazzo. Matteo, devi resistere. Devi resistere. Ah, cavolo. No, ma te devi vincere. Perché siccome sono penso che mi puoi rianimare, però devi venire te da me. Morendo. Morto. Un agente serve aiuto. Sono morto. Tabula rasa, e quindi F. Mamma mia. Non so se in questi pochi minuti ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Non ce la facciamo.
Peccato, peccato, siamo morti da eroi, però sicuramente qualora poi... usciamo, noi la missione usciamo, però poi... Vabbè, poi vediamo. Ce la facciamo. Allora, ma la risposta non lo so il perché, non lo so. Quella è una delle quelle storyline che non hanno senso, purtroppo. Allora, detto ciò, Antrex, appunto, mi dispiace che ti sei collegato soltanto adesso, però insomma la live di oggi è stata molto corposa, se andiamo in just chatting per questi ultimi minuti, sicuramente troverete un estratto domani o dopodomani su YouTube, perché l'argomento è stato bello succoso, bello importante, si è parlato di Ubisoft, di questa sua nuova direzione di andare soltanto nei titoli free to play, pur comunque consegnando delle esperienze premium AAA, però con meno frequenza rispetto a quello che abbiamo sempre visto finora con 3-4 giochi all'anno, quindi una Ubisoft che cambia direzione, che punta sul settore dei free to play. Sarà una cosa positiva oppure negativa? Questo lo scopriremo soltanto vivendo. Matteo, grazie per essere stato qua in mia compagnia e ovviamente domani vi aspetta una negativa. Ciccio, ciao, buonasera, sei arrivato in zona Cesarini, anche te. Io volevo vedere la speedrun di Resident Evil. Beh, in realtà adesso me lo sto rigiocando a estrema e anziché 8 ore, probabilmente lo sto per finire in 4 sostanzialmente, però magari, anzi sicuramente farò un'altra live su Resident Evil, perché faremo vedere in live la modalità mercenary, Comunque non so se l'hai giocato, però molto figo, e bello comunque, se mi è piaciuto molto Mi è piaciuto molto. Molto bello. Anche poi quei plot twist a un certo punto sono stati bellini. Però bello. Un bel Resident Evil. Sicuramente meno pauroso del 7. Però comunque con... è un po' un Resident Evil 4 2.0. Mettiamola così. Comunque, se vi va, appunto domani, massimo dopodomani, su YouTube troverete appunto questo spezzone dove abbiamo parlato di Ubisoft e della sua nuova strategia sul puntare di più sui titoli free to play. Ancora una volta grazie Matteo per essere stato qua in nostra compagnia. Tutti gli altri invece ci vediamo domani sempre qui alle ore 18 su twitch.tv/leavventuredifranky. Come sempre dritto per dritto. Oh, ma quello è Frank. Dalle 18